Eccellenza, buongiorno a tutti. Come concordato nell'ultima commissione, riaprono lavori di esame delle osservazioni con questo nuovo ciclo che riguarda il materiale che ci è stato trasmesso all'ufficio. Prima con Manola facevo una verifica e ci è stata trasmessa la documentazione relativa alle osservazioni che riguardano le schedature, le richieste di revisione di schedatura del patrimonio edilizio. E abbiamo in dotazione noi commissari le schede che riguardano le istanze presentate dai cittadini con il materiale che da loro è stato prodotto e un registro del tutto analogo a quello che è stato oggetto dell'esame fino ad oggi per quel che riguarda il quadro normativo del piano, che riporta una sintesi della richiesta delle istanze prodotte dai cittadini e dell'istruttoria di deduzione, di controdeduzione dell'ufficio. Ora, l'obiettivo della commissione di oggi è quello di individuare e presentare quelle che sono state le analisi che sono state compiute dall'ufficio in ragione appunto del lavoro successivo che invece riguarda le singole osservazioni, in modo tale da comprendere la dinamica e la specificità del tema. Del resto, questo era anche il progetto iniziale di questo lavoro in commissione, dal momento che avevamo pensato le prime quattro commissioni di analisi delle osservazioni rivolte proprio ai quattro filoni tematici in cui sono state a livello di istruttoria categorizzate le osservazioni normative, schedatura degli edifici, cartografiche e schede norma. Quindi, per entrare nel vivo della questione, cederei la parola all'assessore, è presente anche l'architetto Cinquini, in modo tale da poter rappresentare ai commissari il lavoro che è stato realizzato sulla base delle osservazioni dei cittadini. Siamo qui per discuterne e poi dalla volta prossima per entrare nel dettaglio con le singole osservazioni. E allora, io credo, salvo errori, che l'ufficio si sia organizzato, Manola, correggimi se sbaglio, per mettere in condizione l'architetto Cinquini di illustrare, diciamo, lui in modo preciso e dettagliato il lavoro, diciamo così, che è stato fatto sulle classificazioni degli edifici. Sotto il profilo appunto dell'inquadramento generale, no? Delle classificazioni stesse applicate ovviamente ai vari casi. Cioè, credo che Fabrizio si sia organizzato per un'illustrazione di carattere generale con alcuni esempi, giusto? Confermo. E quindi io lascerei la parola direttamente a Fabrizio. Allora, buonasera, buonasera a tutti. Questa parte, diciamo, delle osservazioni ovviamente è molto più, direi, anche semplice nella sua analisi, perché ovviamente ci muoviamo in un terreno fattuale, no? Dove quindi tutti i riferimenti normativi, regolamentari, eccetera, non necessariamente debbono essere presi in considerazione o tenuti sotto controllo, cosa che invece ovviamente negli apparati normativi è fondamentale onde evitare di produrre disposizioni poi eventualmente anche in contrasto, no? Che possono creare problemi e difficoltà di natura normativa. La questione della classificazione ovviamente in questa sede ha rilevanza solo ai fini di rispondere alle osservazioni pervenute, cioè il Consiglio Comunale in questa fase si esprime semplicemente sulle richieste di eventuale modifica di classificazioni esistenti o dell'introduzione di nuove classificazioni. Quindi non si esprime, diciamo, sulla classificazione generale attribuita agli edifici perché su questo il Consiglio Comunale si è già espresso in fase di adozione. Ora, chiaramente,
anche per capire le modalità con cui in alcuni casi si è risposto positivamente o parzialmente positivamente o negativamente, ricordo semplicemente i criteri con cui già in fase di adozione è stato classificato il patrimonio edilizio di impianto storico. I criteri sono molto, molto semplici, direi di esclusivo riferimento tecnico-scientifico, e riguardano in primo un dato oggettivo, cioè la sussistenza del bene e del manufatto che noi si va a classificare nella cartografia storica presente nella documentazione del piano strutturale come aggiornata in sede di piano operativo. Quindi le carte ottocentesche, i catasti storici e i catasti storici e quelli di impianto, carte, cartografie, documentazioni storiche fino alla soglia storica indicativamente anche segnalata dallo stesso piano paesaggistico regionale. Quindi per classificare un edificio, vedete, ci sono diversi edifici che chiedono di essere classificati e non sono stati classificati proprio per questo motivo, perché non erano storici, cioè non appartengono alla categoria e non sono documentabili secondo, diciamo, la documentazione di natura cartografica che è disponibile nel sistema informativo geografico sia regionale e allestita a livello comunale con il piano strutturale ulteriormente integrato al piano operativo. Tutto quello che vedete colorato di rosso nel piano operativo ha questa caratteristica, cioè ha la caratteristica di essere riscontabile dentro la cartografia. Quindi questo è un dato oggettivo su cui peraltro penso che il Consiglio Comunale possa intervenire in termini solo di riscontro di eventuali errori, ma se no, appunto, come dire, c'è un fatto di natura tecnica inconfutabile sulla base del quale la discrezionalità del Consiglio Comunale è sostanzialmente inesistente. Questo è il primo criterio. Il secondo criterio molto importante è il valore architettonico. Il valore architettonico che abbiamo scelto sin dalla fase di adozione, sin dal piano strutturale di adottare, non dipende dalla dimensione e dalla rilevanza dell'edificio, ma dallo suo stato di conservazione fisica e tipologica. Quindi non è che un edificio è storico perché ha una chiesa, un castello, un mulino, un frantoio, no? Quindi edifici di o una grande villa padronale, anche perché tutta questa prima categoria ha una sua classificazione specifica, che è la classificazione M, no? Che per sua natura, come dire, afferisce ai beni di rilevanza e di significativo interesse storico, documentale, monumentale, peraltro in molti casi riconosciuto anche con la tutela diretta dal codice per i beni culturali e paesaggio. Tutti questi ovviamente sono già di per sé, come dire, fatti di natura documentale difficilmente confutabili. Ma gli altri, cioè tutti quelli classificati 1, 2 o ruderi, lo sono in funzione del valore architettonico. Quindi non dipende, diciamo, dal fatto che un manufatto sia un metato o un piccolo edificio rurale, piuttosto che una grande villa padronale. La classificazione di valore, ma dipende dal fatto che il piccolo manufatto piuttosto che la grande casa padronale sia conservata da un punto di vista tipologico e architettonico o non lo sia. Evidentemente, gli edifici classificati 1 sono quelli che tecnicamente sono riconducibili a un livello significativo di conservazione dei caratteri tipologici e architettonici. Ora, qui io vi faccio vedere alcuni esempi. Dedotti dall'ufficio dentro il quadro conoscitivo che testimoniano i casi, diciamo, di considerati valore 1, appunto questo livello della conservazione storica e tipologica e anche con differenti livelli di organizzazione e articolazione tipologica. Qui vedete appunto, questo è un esempio, è un manufatto perfettamente integro, seppur non conservato in termini manutentivi, ma integro sotto gli aspetti delle componenti costitutive dell'architettura tradizionale e che non presenta nessuno o se non minimali elementi di alterazione tipologica. Questo è un caso di un fienile, questo è un altro fienile. Vedete quindi il valore 1 non dipende dalla grandezza o dalla dimensione del manufatto, ma dal valore proprio storico, documentale e tipologico che il manufatto rappresenta indipendentemente dalla sua rilevanza del tipo insediativo. Vedete, e d'altronde è molto probabile che molti degli edifici classificati 1 siano manufatti rurali, perché storicamente ovviamente è prevalente la tipologia rurale, minimale, semplice della morfologia di base, perché è quella che ha colonizzato e garantito, diciamo, il presidio territoriale su questi territori, è quella che è stata meno trasformata
ed alterata nel tempo. Quindi anche in termini quantitativi è molto più frequente che ci siano edifici di valore architettonico di piccole dimensioni o rurali o annessi, fienili, metati, eccetera, che non i grandi edifici, perché tipicamente i grandi edifici sono quelli che sono stati più suscettibili nel tempo di trasformazioni fisiche, funzionali e tipologiche rilevanti. Questo però, per esempio, è anche un caso, vedete, un edificio già di una certa importanza, una casa colonica e abitativa, a questa altrettanto. Quindi vedete, c'è sempre, come dire, l'integrità della muratura, della copertura, delle gronde, dell'ordinazione delle aperture, degli elementi di che fiancheggiano le aperture di porte e finestre, degli elementi sporgenti. Tipicamente si perdono gli infissi perché, soprattutto quando gli edifici sono in cattivo stato di manutenzione, l'infisso è il primo ad essere deteriorato. Però vedete, la consistenza, da un punto di vista della sua caratterizzazione architettonica, è sempre la stessa. Quindi è evidente che qualunque edificio avente queste caratteristiche ci chiede di cambiare in due, semplicemente perché è piccolo, perché è agricolo, perché è rurale, perché è marginale, eccetera, e non è accolta perché non risponde ai requisiti che noi abbiamo individuato sin dall'inizio. Cioè il valore non dipende dall'oggetto che noi stiamo guardando, ma dalle sue caratteristiche intrinseche. E quindi anche un piccolo metato ha un valore storico architettonico. Voi vedete anche questa è una piccola casa colonica, insomma, ovviamente c'è una ricchezza e una varietà degli elementi. Tipicamente vedrete, sono quasi in prevalenza collinari e montani perché sono le parti dove meno è avvenuta la trasformazione del tempo, dove l'uomo ha meno agito alterando le tipologie e quindi inevitabilmente c'è una maggiore diffusione. Questi sono gli uno, eh? E i due quali sono? Sono i medesimi, ma che hanno subito alterazioni Un di attimo, natura tipologica. Fabrizio, ci riepiloghi alla commissione molto brevemente e direttamente quali sono gli interventi che possono fare gli uno. Bisogna prendere le norme. Chiediamo la parola, però per favore, almeno siamo organizzati perché ci sarà dibattito. Domani, d'accordo. Gli uno possono fare il superamento delle barriere architettoniche, la manutenzione straordinaria, quella ordinaria, restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione edilizia conservativa, la ristrutturazione edilizia ricostruttiva limitatamente al recupero dei manufatti secondari e pertinenziali, e poi gli interventi pertinenziali come indicati nel regolamento urbanistico, purché compresa anche la demolizione dei volumi secondari, purché non di impianto storico. Questa è quello che possono fare questi edifici. Perché, ovviamente? Perché se noi consentissimo altri edifici, altri tipi di intervento, quegli altri tipi di intervento andrebbero ad alterare la tipologia e quindi a mutare di fatto l'edificio di valore 1 in un edificio di valore 2. E il fatto tant'è che se ora vi faccio vedere l'edificio di valore 2, questa è una casistica degli edifici di valore 2. Vi accorgerete che sono edifici che hanno subito nel tempo elementi di alterazione importanti, la sostituzione della copertura, l'alterazione delle aperture, l'aggiunta di volumi, la riorganizzazione di alcune parti. Mantengono il sedime, vedete, mantengono magari alcuni elementi, ma ci hanno aggiunti elementi di natura architettonica estranei, diciamo, al tipo edilizio tradizionale. È ancora leggibile il tipo di edilizia tradizionale, ma ne è stata alterata in parte la sua configurazione. Quindi è chiaro che se noi consentissimo agli uno di fare quello che noi vediamo nei due, è come se noi consentissimo agli uno di diventare, attraverso gli interventi che noi gli consentiamo, di diventare due, il che sarebbe un controsenso proprio in termini proprio, come dire, tecnici, diciamo, e di natura scientifica, per cui io classifico una cosa in un modo per poi consentirgli di alterarsi al punto tale di diventarne un altro. Ancora vedete qui le aggiunte, la rivisitazione dell'intonaco, della copertura, l'aggiunta di superfetazioni, la sostituzione delle coperture. Ecco, i due che cosa sono? Sono quelli che hanno la testimonianza riscontrabile nei documenti e nella sua configurazione, direi, dell'involucro edilizio, ancora dell'edificio storico, ma che
inevitabilmente hanno subito significative alterazioni. Allora, in questo caso è per questo che i due possono fare anche le addizioni volumetriche, cioè aggiungere ulteriori elementi di alterazione, per capirci, interventi pertinenziali anche più significativi e rilevanti, che quindi, come dire, garantiscono comunque il mantenimento almeno del sedime, dell'impronta, diciamo, la testimonianza dell'essere un edificio storico, ma ne se, ne se, ne, 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 gli si garantisce una sua naturale evoluzione nel limite dell'alterazione che è già riscontrata dal quadro conoscitivo. Ecco, quindi vedete gli elementi di alterazione, tettoie, garage, altri manufatti. Cioè sono, come dire, sono un po' come quando appunto a un oggetto che ha una sua purezza, una sua integrità, si aggiungono elementi nuovi che ne alterano questa sua purezza e questa sua integrità, pur ancora rendendo ancora riconoscibile, diciamo, le origini che sono state alla base, diciamo, del suo riconoscimento come edificio impianto storico. Qui vedete, per esempio, come è stata trasformata la copertura, è stata rivista la tessitura muraria, sono state riorganizzate le aperture, sono state aggiunte volumi recenti. Si legge ancora l'impianto storico, ma questo impianto è stato in parte alterato e modificato. Ovviamente poi le modifiche tipicamente vanno anche sulle finiture superficiali, vengono sempre sostituiti anche gli infissi, cioè c'è un fattore di alterazione progressivo. E questi sono i Scusa due. Fabrizio, posso dire Sì. una cosa? Riccardo, c'è prenotato già Alberto e la Manon. Concludi un po', Fabrizio, che così poi ti dà la parola. No, e poi passavo ai ruderi, passiamo ai ruderi. Siamo a 2 ore. Sì, vi ho fatto vedere i due e i ruderi. I ruderi, se sono per loro natura in una Abbiamo condizione. l'argomento 2, poi si parla dei ruderi. Cioè, qualcuno vuole intervenire sul 2? Ma aspetta, Riccardo, fa presentare tutte le casistiche così si guarda il tipo di intervento anche per ognuna, no? Come ha chiesto Ma Alberto. prima, se partiti dall'1, l'abbiamo esaurito, ora sei il 2, esauriamo No, il 2. non è detto che si sia esaurito, eh? Non è detto che sia esaurito. C'è il valore relazionato anche fra gli interventi, no? Tra le categorie di classificazione. Però bisogna essere più. Quindi, come devo fare? Ditemi voi. Io, secondo me, finisci la presentazione, mi sembra che tu sia alla fine, tra l'altro, perché l'ultima categoria è Questo bassa. è di come, da dove siamo partiti. Poi vi facciamo Voglio vedere fare di una conseguenza. differenza sola. Perché ci sono dei beni 2 e dei beni 1? Com'è possibile che quelli che hanno il 2 abbiano subito queste trasformazioni, ma erano 1 e sono diventati 2? Qualcuno Però glielo può dire? posso, scusa Riccardo, naturalmente decide la commissione, però davvero, secondo me, sarebbe bene, ma per fare meglio la discussione che vuoi fare, Riccardo, che Fabrizio finisse tutta l'introduzione, così ci sono tutti gli elementi a disposizione della commissione. E poi dopo si apre la discussione, perché la commissione di oggi è nata a questo scopo, no? Cioè illustrare il Giusto, ruolo ma dell'ufficio e mettere la commissione in condizione di fare una discussione, diciamo, che no, che offra alla commissione stessa criteri poi di riferimento per l'esame delle osservazioni. Quindi soprattutto Riccardo, più completa possibile, cioè io mi sto segnando le domande sugli uno anche, capito? Perché le riscontro delle domande che interessano magari un fabbricato uno a seguito di quello che è risultato dalla classificazione dei due, tipo le tue, eh. Però vorrei avere la panoramica completa delle valutazioni che sono state fatte, capite? Dei criteri che sono stati applicati. Solo quelli. i ruderi ovviamente hanno una condizione proprio fisica che presenta, diciamo, la perdita di parti o elementi rilevanti e strutturali che conservano pur tuttavia però gli elementi tipologici permanenti, no? Quelli che residuali. Qui vedete la perdita del tetto di alcune pareti, quindi hanno il valore degli uno sostanzialmente perché non sono stati alterati, ma sono anche una condizione fisica peggiore perché hanno perso parti in funzione dell'incuria, del tempo, eccetera. E vedete, sono sempre, hanno, gli manca tipicamente il tetto, ci sono parti crollate, tipicamente non ci sono i solai. Vedete, sono sempre anche, c'è un'aggressione anche significativa da parte di agenti naturali che ne altera in parte gli elementi, però sono allo stesso tempo riconoscibili in termini sia fattuali, cioè attraverso documentazione e rilievo fotografico, sia da riscontro cartografico, cioè sono presenti comunque nelle mappe catastali. In questo caso, vedete, addirittura ci sono anche casi in cui ancora è solo leggibile l'impronta a terra quasi
del manufatto, ma il manufatto è ancora presente, e in questi casi ovviamente la norma prevede la ricostruzione della consistenza originaria sulla base della documentazione che è possibile rinvenire, che ne documenti la consistenza originaria e la sua configurazione. Qualora poi appunto la documentazione è secondo, diciamo, una procedura che indica le condizioni entro cui questa ricostruzione può avvenire, anche ricostruendo quindi parti che oggi non ci sono più, sono crollate e demolite e possono essere ricostruite. In questo caso quindi è chiaro che la ricostruzione avviene anche con forme moderne e contemporanee, anzi la norma indica anche le modalità, rimandando peraltro anche alle regolamenti edilizie eventuali specificazioni di come le parti che vengono, come dire, reintrodotte testimoniano il fatto che sono reintrodotte attraverso un intervento di natura recente che quindi consenta di leggere, diciamo, la testimonianza di quello che viene recuperato dell'edificio storico degradato e quello che viene aggiunto in funzione di una ricostruzione, come si dice, di natura filologica. È evidente che il piano riscontra lo stato di fatto al momento in cui viene fatto. Io del perché alcuni edifici che erano belli e nel frattempo sono stati trasformati, non lo so perché, non sono tenuto a saperlo, ecco, in termini tecnici. È un po' come chiedere, è come il medico che si può chiedere perché uno stia male, ma quando va a farsi visitare, ma di fatto poi appunto il medico è tenuto a curare chi sta male e fortunatamente ha vedere il meno possibile chi sta bene. Ecco, quindi questo è come è stato possibile. Io questo francamente non lo so. Io ritengo che appunto è il proprio perché comunque è stato possibile il rigore con cui devono essere trattati edifici 1, a mio parere è indiscutibile, almeno sul piano tecnico, ve lo dico e ve lo anticipo subito, la mia indisponibilità a discutere in termini, come dire, soggettivi, o si discute in termini tecnico-scientifici, oppure per me l'uno rimane l'uno da un punto di vista tecnico, perché appunto i riscontri che devono essere fatti sono di natura oggettiva, cioè la consistenza del valore architettonico che è leggibile indipendentemente dal carattere che riscontra l'edificio. Tenendo conto che poi, appunto, cosa importante che ve lo ricordo sempre, noi tutti questi edifici gli consentiamo a tutti, nei limiti delle categorie di intervento ammesse, il mutamento di destinazione d'uso di residenziale. E nel caso dei due, anche con la premialità legata alla prima casa, proprio perché siccome ci teniamo che vengano recuperati, e quindi non solo recuperati a fini agricoli, a fini o a altre finalità, laddove in tutti i casi il mutamento di destinazione d'uso è sempre ammissibile dal piano, no? E proprio per favorire al massimo la possibilità che possano essere anche riconvertiti in abitazioni o in manufatti di servizio e di presidio alle attività agricole e amatoriali. Oh, questo è da dove siamo partiti, cioè i criteri con cui noi abbiamo adottato il piano operativo. Ovviamente poi le casistiche di osservazioni tendono a chiederci modifiche rispetto a condizioni che sono date. Quindi sono o diciamo, e quindi ci troviamo la casistica delle classificazioni non accolte e delle classificazioni accolte. Esempi, richieste di classificazione non accolta da 1 a 2. Questo è un edificio che noi abbiamo classificato 1 e che chiede di essere classificato 2 e che, come vedete, ha le caratteristiche di tutti gli 1 che io vi ho fatto vedere. Quindi è perfettamente integro sul piano tipologico, è vero, manufatto piccolo, è un annesso agricolo, eccetera, ma non ha nessuno degli elementi di alterazioni che ne determinano, diciamo, la classificazione nei termini dell'edificio 2. Ha qualche elemento di ritenuta degli aspetti sismici, vedete, alle catene, che peraltro sono una tecnica, diciamo, di consolidamento strutturale, come dire, preferibile nei casi degli interventi di restauro. Altro esempio, abbiamo fatto vedere di non accolti di passaggi di classificazione da 1 a 2, è questo. Ecco, qui vedete, seppure anche in condizioni fisiche richiedono oggettivamente interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia, ma vedete l'edificio, il manufatto è perfettamente integro sul piano tipologico. Non c'è nessun elemento di alterazione, quindi come tale uno era e uno rimane. Ancora,
Anche questo chiedeva il passaggio di classificazione da 1 a 2. Questo addirittura, per esempio, avesse chiesto, faccio per dire, invece che il passaggio di classificazione da 1 a 2, da 1 a rudere, ci avremmo pensato, perché vedete qui il livello di decomposizione fisica del manufatto è rilevante, ma la sua integrità dal punto di vista tipologico è inconfutabile. È in pessime condizioni di manutenzione, ma in ottimo stato di conservazione tipologica, cioè il tipo edilizio è perfettamente leggibile in tutta la sua consistenza. Ancora, ecco, vedete qui, ecco, il livello di alterazione potrebbe essere questa tenda semplicemente appoggiata, ma non ha una rilevanza edilizia, ma la copertura, la muratura, le aperture sono ancora perfettamente integre e nella sua consistenza originaria, quindi non accolta. Aspettate che mi è partito, no, secondo me va partito. Ok. Ancora. Vedete proprio l'originale anche dell'osservazione. Ecco, vedete, questo è un caso di richiesta di passaggio da 1 a 2. L'edificio è perfettamente integro, è un edificio di valore architettonico. Di valore storico testimoniale, vedete, non ha nessuno degli elementi di alterazione per cui possa essere considerato un edificio 2. Questo è il caso dei passaggi da 1 a 2, no? Oppure passaggi da 1 a rudere o a 2. Questo è un caso, per esempio, che chiedeva qualsiasi cosa purché non fosse 1. E qui bisogna sempre guardare le foto, ovviamente era la cosa più immediata, no? E intuitiva. Ecco, questo vedete la condizione di questo edificio, anzi questo direi determinate condizioni, è un palazzo, quindi è un edificio, una casa colonica significativa, importante. L'unico elemento di alterazione è questa minima tettoia appoggiata che non stravolge minimamente il tipo edilizio, che invece è perfettamente integro dalle piattabande alle imposte laterali, agli archi, eccetera, compresa la copertura. Quindi questo non può essere certamente un rudere e non può essere certamente per le sue consistenze, la sua condizione fisica, né un 2. Ancora da recente a no, da recente a 2. Ecco, questa qui sapete perché molti chiedono il passaggio da recente a 2? Perché siccome i 2 possono mutare di destinazione d'uso e ampliare, in molti casi ci sono stati, ce ne troverete tantissimi, gli edifici che sono recenti che chiedono di essere 2. Potranno anche chiedere S2, ma non sono documentabili in termini cartografici, quindi non c'è nessun riscontro che siano storici e la loro attuale consistenza è un edificio recente a tutti gli effetti, in cui non c'è nulla che sia riconducibile a una condizione storica. Quindi anche in questo caso il contrario, cioè l'essere classificato storico è privo di senso perché sarebbe un falso storico, e quindi non accolta. Ne troverete tantissimi di edifici recenti che chiedono di essere portati a 2, sempre da rudere a 2. E questo, vedete, è un rudere, cioè ha la copertura ormai persa, una parte delle pareti crollate, la parte interna crollata, quindi non può, sicuramente non è alterato sul piano tipologico da essere considerato 2 e è sicuramente un rudere in quanto, diciamo, ha delle parti deteriorate in maniera significativa. Questo per le non accolte. Viceversa, le accolte, il passaggio da 1 a 2, quando l'abbiamo accolto? Quando? In alcuni casi ci è stato fatto notare che ci sono elementi di alterazione tipologica che non avevamo considerato o che ci erano sfuggiti. E questo mi sembra un caso eclatante, no? Il mantiene il sedime, ma ormai la muratura completamente rivista, la copertura sostituita con una copertura incongrua, una condizione di alterazione anche dell'impaginatura delle facciate, della tessitura muraria tale da poter essere considerato 2. Questo oggettivamente non ha più i valori architettonici per essere considerato 1 e quindi l'abbiamo accolta. Sempre da 1 a 2.
Vedete, qui la risostituzione dell'impaginatura, la sostituzione della copertura, l'introduzione di elementi tipologici non coerenti. Questo è anche quasi, diciamo, è un limite, è quello che l'assessore potrebbe definire borderline, no? Il passaggio da quando è che il livello di alterazione è significativo al punto tale di, no? Poi però se si va a vedere bene, vedete sul retro, l'aggiunta di un manufatto e di una cortura assolutamente non coerente con i caratteri tipologici, la copertura sostituita non coerente con i caratteri tipologici, una terrazza addirittura che non c'entra nulla con la tipologia e con i caratteri tradizionali. Questo è proprio un finto e un falso storico tipico, diciamo, degli interventi di alterazione recente, e quindi giustamente il passaggio da 1 a 2 ci sembrava corretto. Ancora. Chiaro che qui bisogna sempre poi guardare anche le fotografie e i documenti di tutte le sue parti, no? Se uno si ferma a un'unica foto, ecco, questo è un altro caso, vedete, in cui è vero che massimo attengono dei cantonali, forse l'impaginatura è passata, ma è completamente sostituita la copertura, l'inserimento dei terrazzi, l'inserimento di un manufatto aggiunto e di una terrazza aggiuntiva, la scala esterna impropria e la sostituzione dell'intonaco, insomma, c'è rimasto, diciamo, l'involucro dell'antico edificio originario, ma ovviamente è stato profondamente alterato, quindi giusto il passaggio da 1 a 2. Ancora. Ecco, vedete anche questo, l'edificio storico, e però vedete è stata aggiunta la terrazza, alcuni manufatti aggiunti, la sostituzione, la tettoia, la finta tettoia che prima non c'era. Alcuni elementi appunto che ne testimoniano l'alterazione tipologica, la sostituzione in parte del tetto, e quindi qui è stato passato a 2. L'ultimo esempio. Beh, questo è ancora più eclatante rispetto al precedente. Ecco, vedete qui i temi di alterazione dell'edificio originario. Sono molto, molto rilevanti. Si legge ancora, diciamo, l'involucro edilizio e l'impianto storico, ma come stile è stato completamente riarticolato secondo forme architettoniche e materiali completamente diversi da quelli originari. Scusa, E ma lì quindi ha come lo vedi tolto. l'impianto storico? Una curiosità, perché sennò dopo tanto questa passa. Come ce lo vedi l'impianto storico? È una domanda. Io onestamente L'impianto non ce lo storico vedo. si vede, ti ripeto, dal fatto che è documentato, cioè nelle carte, e poi si vede perché ha la forma della monocellulare, bicellulare accoppiata, inserita su un tetto a capanna con una sua struttura. Ora, su questo c'è una bibliografia infinita sull'architettura rurale toscana, su cui bisognerebbe passarci delle giornate intere, da Fanelli in giù. Su come si riesce a leggere, diciamo, l'aggregazione per tipologie monocellulari e bicellulari in una tipologia aggregata che è storica, ma l'impianto è evidente. E poi comunque è riscontrato dalle documentazioni cartografiche, cioè dal fatto che il sedime è presente nelle carte storiche. Questo è sempre molto importante. Va bene, io a questo punto aprirei Aspetta, la. aspetta, perché abbiamo tutti gli altri casi, finiamo tutta la casistica, no? Come? Per esempio, qui, questo è un caso da 1 a rudere. In alcuni casi abbiamo accolto il passaggio da 1 a rudere. Questo è un caso. Ci sembrava che, diciamo, fosse prevalente la vetustà, no? Rispetto alla classificazione a 1. Altro esempio è il passaggio da 2 a recente. Ecco, quando proprio ormai l'alterazione è tale da non riconoscere più in nessuna maniera l'edificio storico preesistente, e questo è il caso. Quindi la preesistenza dell'edificio è difficilmente rintracciabile anche in termini di sedimi a terra, è stato completamente allungato, ridistribuito e costruito diversamente, e quindi in questo caso l'abbiamo anche declassificato. Oppure da non schedato ad 1, accolta ovviamente, sempre accolta. In questo caso c'era sfuggito un edificio che in effetti ha un valore da 1, e quindi l'abbiamo accolto. E poi ancora da non schedato, da rudere a 1.
Qui in questo caso siamo un po' al limite del passaggio da rudere a 1, l'osservante ha preferito, diciamo, la categoria dell'1 e ci è sembrato giusto accoglierla. Quindi Ha questi sono un senso il po'. passaggio a uno quella lì? Cioè, onestamente, a me mi sembra rudere. Diciamo, non c'è nulla da non c'è necessità di ricostruire molto, quindi niente. Quindi, diciamo, la differenza fra uno e rudere gli cambia relativamente rispetto alle capacità di interventi edilizi che può fare. Quindi è indifferente. Probabilmente ha ritenuto che con l'uno possa fare magari soprattutto l'intervento pertinenziale gli consenta magari qualche tipo di operazione in più. In realtà, secondo me, in questo caso gli cambia ben poco, però magari ci sfuggono alcuni dettagli che invece il tecnico che ha fatto l'osservazione ha più a mente. Ma la copertura non era crollata anche a questo? Sì, questo secondo me era al limite, siamo al limite. Al vantaggio, diciamo che non c'è da ricostruire, cioè non c'è da, per documentare cosa c'è da ricostruire, non c'è da documentare nulla perché l'involucro è intero, diciamo, no? Quindi che sia uno o sia rudere, che diciamo, l'intervento che può essere fatto gli consente il recupero dell'involucro così com'è. Bene, Fabrizio, sei finito? Non so se... No, Jacopo, io prima di lasciare la parola a voi, volevo semplicemente dire questo. Lo dico a tutti, così almeno sono chiaro. A tutti, ufficio, commissari, a tutti. Allora, il TAR, se fosse chiamato a giudicare questioni di questa natura, direbbe che siamo in un campo dove la pubblica amministrazione esercita una funzione di discrezionalità tecnica. Questa è l'espressione che utilizzerebbe il TAR. E non entrerebbe nel merito, ma valuterebbe in un ipotetico contenzioso se il ragionamento sotteso alla classificazione ha una sua logica o meno. Questo per dire che cosa? Questo per dire che, a mio modo di vedere, in questo tipo di lavoro bisogna partire dalla cosa che diceva Fabrizio Cinquini, cioè il giudizio è un giudizio prevalentemente tecnico e quindi si deve muovere attraverso, no? La valutazione degli elementi tecnici che l'ufficio può fornire e spiegare, e ovviamente dei quali si può anche discutere, no? In termini generali. Ma soprattutto c'è una parte che invece fa riferimento diciamo, al primo termine dell'espressione discrezionalità, che riguarda la verifica. No? Di come quei criteri di carattere generale si applicano alla fattispecie concreta. Ecco, io su questo sono, come posso dire, ci sono casi chiari, ovviamente, ma ci sono anche casi dove onestamente, diciamo, siamo in zone grigie. E questo è normale quando si applicano norme di questo tipo. Su casi concreti, perché i casi concreti sono molto diversi spesso tra di loro. Gli stessi casi che abbiamo visto ora sugli uno sono diversi tra di loro e si tratta a volte di valutare il grado di compromissione, a volte di valutare il grado di no, appunto alterazione rispetto al valore dell'edificio. E aggiungo, non è che noi siamo di fronte a una situazione nel quale si passa dallo storico al recente. In alcuni casi sì, ovviamente, c'è anche quel tema. Ma in altri il tema è diciamo, la differenza fra uno e due, cioè dentro il patrimonio storico, perché non è che gli edifici due non hanno valore, ce l'hanno, se no non l'avremmo classificati due. Quindi, questo per dire che cosa? Per dire che la mia impressione è che si fa bene in questa commissione a discutere le questioni di carattere generale. E quindi ora vi lascio la parola a voi. Che
perché deve essere, diciamo, chiaro, almeno dal punto di vista generale, no? Devono essere chiari i criteri di riferimento per tutti, perché se no questo lavoro la commissione non lo può fare. E quindi la commissione di oggi mi sembra utile anzitutto a questo scopo. Però poi, quando andremo ad applicare questi criteri di carattere generale al caso concreto, in alcuni casi magari ci sarà da discutere. Allora, secondo me, la cosa che conta è, una volta fissati bene i criteri di carattere generale oggi, la cosa che conta poi è usare tutti lo stesso metodo, il che non vuol dire che si debba essere sempre d'accordo, però quantomeno usare tutti lo stesso metodo, cioè valutare, no, le cose che poi portano a dire uno o due, perché la commissione può anche esprimere il suo parere, no? Che non è detto che sia coincidente con quello dell'ufficio. Però, siccome questa è una questione molto delicata dal punto di vista tecnico, se lo fa la commissione, lo deve fare motivatamente. Perché questo è un campo in cui, come diceva Fabrizio Cinquini, la scelta non è soggettiva, no? La scelta è di discrezionalità tecnica. Discrezionalità vuol dire che abbiamo dei margini di valutazione. Tecnica vuol dire che questi margini di valutazione noi li dobbiamo esercitare a partire da alcuni criteri tecnici che dobbiamo sempre avere a mente. Questo lo dico perché qui non è che si tratta di dire chi ha ragione e chi ha torto o se qualcuno ha fatto bene o ha fatto male. Qui si tratta di esercitare una funzione molto difficile. Roberto Lucchesi e la Manuela Bonari, Roberto Lucchesi ancora di più per numero di anni, ma anche la Manuela Bonari ormai tanti anni che fa questo lavoro, vi potrebbero raccontare delle infinite discussioni che negli anni sono state fatte intorno alla classificazione degli edifici. Allora, non ci... E anche fra tecnici, quindi nel momento in cui c'è una discussione, non dico fra politici che possono anche non capirci niente, no? Mi ci metto io per primo che faccio l'avvocato. Ma nel momento in cui c'è una discussione fra architetti, che spesso non la vedono nello stesso modo, evidentemente vuol dire che la traduzione concreta di quei criteri generali è poi un'operazione molto delicata e non è matematica quella traduzione lì. Non è matematica. Quindi la cosa che dobbiamo fare è, intanto, piano piano, via via che lavoriamo, almeno, no, diciamo, separare dal mucchio i casi in cui grandi questioni non se ne pongono. Poi ci saranno delle zone grigie. Il mio consiglio alla commissione, poi ho finito, non dico altro, è se cominciano ad esserci delle zone grigie, no? Piuttosto mettiamole da parte, dopo aver magari fatto una discussione utile a capire meglio le cose. E ritorniamoci poi, no, in un momento unico, anche per evitare disparità di trattamento, perché la cosa peggiore che si può fare qui dentro è trattare situazioni uguali in modo diverso. Quindi qui bisogna cercare di fare un lavoro che tratti situazioni uguali o analoghe o simili nello stesso modo. E siccome se questo lavoro lo si fa spalmato nel tempo, non ci se ne rende neppure conto degli errori che si fanno anche magari in buona fede, no? Il mio consiglio è: vediamo le classificazioni, quando ci sono dei dubbi facciamo una discussione, se questi dubbi si superano, come dire, facilmente, ne prendiamo atto. Se vediamo che le cose sono più complicate, no? Mettiamo il caso da parte e poi magari in un'unica commissione, no? Ci ritorniamo in modo da sciogliere i nodi definitivamente, con una consapevolezza che è quella dell'obiettivo del trattamento dei cittadini in modo uguale. Perché guardate, questo è un lavoro delicatissimo, dove, come dire, tecnica e politica, cioè la scelta è di discrezionalità tecnica, ma siccome poi l'ultima parola ce l'ha il Consiglio Comunale, è chiaro che c'è anche un ruolo della politica. Io, per esempio, ve lo dico con grande sincerità, mentre sulle norme, dove le scelte sono politiche, al di là dei limiti di legge, mi sono sentito di intervenire
anche con una certa forza, no? Rispetto a quello che pensavo fosse giusto. Nella fase delle osservazioni di questa natura, l'assessore ha avuto un atteggiamento molto, come dire, prudente, perché mi sembrava anche corretto che poi fosse anche la commissione, visto che è il Consiglio Comunale che ha l'ultima parola, a fare una valutazione, diciamo, no, su questo tema. Perché ripeto, la tecnica è fondamentale qui, no? E però deve essere incrociata anche con una capacità nostra, che poi è quella di prendere le decisioni finali, ma coerentemente con un'istruttoria tecnica che può avere dei margini di opinabilità, ma che comunque deve avere degli elementi di coerenza. Cioè, nel momento in cui noi qui decidiamo una cosa che fosse diversa dall'ufficio, o l'ufficio, come dire, no, alla luce della discussione della commissione fa un supplemento di riflessione, oppure la commissione, insomma, se si prende la responsabilità di discostarsi dal parere dell'ufficio, lo deve fare motivatamente, perché se no poi si fanno anche dei danni dal punto di vista amministrativo. Io credo che l'ufficio, i casi borderline, ovviamente sia disponibile a discuterli con la commissione, non credo che ci siano preclusioni da questo punto di vista. Quindi cerchiamo, ecco, di capire bene, scusate se l'ho fatta lunga, ma ci tenevo a dirvi queste cose. Cerchiamo di fare bene oggi la discussione generale, perché tra l'altro, voglio dire, un conto è Jacopo e Alberto che lo fanno di lavoro, diciamo, no? Un certo tipo di mestiere, e un conto siamo io, Riccardo, Graziano e la Michela. Io, diciamo, faccio l'avvocato, quindi qualcosina ho imparato negli anni. Ma insomma, non ho la competenza di un architetto, e voglio dire, senza nulla togliere, no, a Riccardo, Graziano, a Michela, loro fanno altro nella vita. Quindi, siccome ciascuno ha il suo grado di preparazione, non è uguale, è disomogeneo tra di noi, intanto cerchiamo di dotarci tutti il più possibile degli stessi strumenti di valutazione, che è la cosa che va fatta oggi. E poi applichiamoli con grande attenzione ai casi concreti. E se ci sono dei dubbi, delle zone grigie, il mio consiglio è mettiamole assieme le zone grigie, almeno che il dubbio non si risolva facilmente, per poi esaminarle in un unico momento in modo da non fare ingiustizie. Possibilmente provare a non farle, che poi gli errori si fanno, lo stesso, però diamoci un metodo che ci consenta di fallire, di fare errori il meno possibile. Scusate se l'ho fatta lunga. Bene, grazie per i contributi, aprirei la discussione. Si è prenotato Alberto, poi la Michela, poi Riccardo. Alberto per il momento si ritiene esaudito e passa la parola. Vai, Michela, allora. No, volevo chiedere una cosa. Dicevo, qualora la commissione, ci accorgessimo che su alcune osservazioni la documentazione fotografica fornita non fornisse appunto dei chiarimenti su del, come posso spiegarmi, su alcuni interventi fatti sull'edificio, magari che non si vedono bene dalla documentazione fotografica, no? Che possono magari aver alterato lo stato dell'edificio negli anni. Dico, è possibile noi commissione fare un sopralluogo oppure, visto il periodo, avere altra documentazione fotografica? Volevo chiedere questo. Non so chi possa rispondere, nel senso che boh, io devo vedere nel dettaglio le osservazioni. E poi, Jacopo, posso rispondere io per esperienza, non tanto perché. La commissione ha tutto il diritto di fare tutti i sopralluoghi che ritiene. Il mio consiglio è di farli laddove, come tu dici, Michela, la documentazione, diciamo, non sia esaustiva, oppure magari, pur essendolo, la commissione valuti che alcune cose vanno viste meglio sul posto e si fanno. Quindi non, si fecero anche, se ve lo ricordate, non mi ricordo in quale fase. Se era l'adozione del piano operativo o quella del piano strutturale, si fece proprio dei sopralluoghi, insomma, come commissione. Quindi sì,
Ora, poi il Covid però non vieta onestamente alla All'aperto, Commissione di voglio dire, trovarsi, tanto. appunto, di trovarsi all'aperto, distanziati, quindi francamente non è impedito. Però Perfetto, deve quindi. esserci una situazione nella quale, allora, intanto un minimo di documentazione ci deve essere, perché questo è un obbligo dell'osservante, no? Cioè, Certo. un soggetto che fa un'osservazione deve fornire degli elementi, perché se un'osservazione è completamente priva di elementi, allora c'è un problema di qualità di trattamento, di rispetto delle regole e non è che può supplire la commissione. Se però la Certo. documentazione, l'osservante l'ha presentata, ma magari non è chiara fino in fondo, no? Certo che la commissione può fare un sopralluogo e andarlo a vedere meglio un edificio, no? Quindi, certamente sì, però devono essere, secondo me, dei casi appunto in cui la documentazione fondamentale per presentare un'osservazione c'è e nonostante questo, no, magari ci sono degli elementi di incertezza che dicono, vabbè, allora andiamo a vedere meglio le cose, soprattutto per i casi che fossero borderline, no? Appunto, uno può dire non si capisce bene qual è il grado, che ne so, di alterazione dell'edificio, ora faccio un esempio. Andiamo a vederlo sul posto, certamente, certamente. E poi ti volevo dire, Simone, ma è la differenza tra l'uno e il due, no? Dico, come trattamento, gli edifici uno, per il discorso della prima casa. Ecco, volevo sentire il Cinquini se ci spiegava bene appunto questa differenza qui, tra la classificazione 1 e 2 per quanto riguarda la possibilità della prima casa. Fabrizio, lo vuoi spiegare te? È uguale anche te, Simone, per me. Ma allora, il cambio d'uso è possibile negli edifici 1 senza problemi. La differenza tra gli edifici 1 e gli edifici 2, Fabrizio e Manola, correggetemi, ovviamente, se dico delle sciocchezze, è semplicemente sulla possibilità di ampliamento. Nel senso che gli edifici 2 fanno un ampliamento di 30 metri quadrati che gli edifici 1 non fanno. Questa è la differenza fra le due categorie. Ma se gli si lasciava, ecco, la prescrizione, no? Te pensi che anche gli edifici 1, no? Visto che non c'è più la possibilità di muratura nuova e che si deturpassero, come ti voglio dire, se si faceva fare un ampliamento di 30 metri anche agli edifici 1 e si dava la possibilità della prima casa e si davano tutte le prescrizioni del caso, perché poi sono edifici belli, voglio dire, da ristrutturare, gli si dava le prescrizioni del caso con l'ampliamento e sicuramente la Posso gente era più invogliata, no? dire come la vedo io, e può essere, diciamo, Certo. un criterio di riferimento. Secondo me, nei casi borderline, ma è la mia opinione, quindi la restituisco come tale, nei casi borderline, nei casi chiari no, ma nei casi borderline, ragionare della possibilità o meno di un edificio di sostenere un ampliamento sotto il profilo della qualità architettonica, sotto il profilo strutturale, sotto il profilo, può essere un elemento di valutazione, no? Nei casi in cui uno ha dei dubbi su uno e su due, nel senso che poi se uno ha ritenuto che agli uno gli ampliamenti non venissero dati e ai due gli venisse dato un ampliamento di 30 metri quadrati, è perché evidentemente ritiene che un edificio 1 tendenzialmente un ampliamento non lo possa reggere salvo pregiudicare quel valore che te vuoi proteggere, no? E che invece negli edifici 2 l'ampliamento sia compatibile col valore che puoi proteggere. Allora, questo è per forza un criterio di riferimento, perché sennò non si capirebbe perché abbiamo deciso in un caso di non dare ampliamenti, in un caso di darlo, no? Quindi anche ragionare delle facoltà edificatorie è un modo, secondo me, nei casi discutibili, diciamo così, per farsi un'opinione. Poi dopo lì si apre tutto un altro campo, molto complicato, che Jacopo ti spiegherebbe con dovizia di particolari molto meglio di me, ma che io ho capito nel suo concetto, o Alberto te lo spiegherebbe molto meglio di me, ovviamente. Parlo di quelli, diciamo, più ferrati sotto il profilo squisitamente tecnico,
che è come gli fai gli ampliamenti, perché ci sono anche dei casi in cui, a seconda di come fai un intervento di ampliamento, pregiudichi o non pregiudichi quel valore. E allora lì si apre un altro tema, che può essere anche da regolamento edilizio, e cioè che se a un certo punto si decide che una serie di edifici un ampliamento lo possono a certe condizioni anche sostenere, forse però allora a quel punto si tratta di indicare, ma è la mia opinione, ripeto, come quell'ampliamento si fa, perché purtroppo anche quello conta molto nel preservare o meno, no, i valori di cui parliamo. A un certo punto Riccardo ha detto, mentre Fabrizio faceva l'introduzione, dice, ma com'è possibile che quell'edificio lì, no, si sia trasformato in quel modo? E Fabrizio le ha risposto in modo impeccabile sotto il profilo tecnico, che è la sua professione, no? Gli ha detto: ma a me non interessa, io sono come il dottore, prendo atto dello stato dell'edificio e mi comporto di conseguenza. Però al politico invece gli deve interessare, perché la vera risposta che va data è che purtroppo alcuni edifici si sono trasformati in modo a volte non positivo, perché non siamo stati in grado, ma non centrodestra, centrosinistra, faccio ragionamento generale io, non siamo stati in grado, no? Magari come amministrazione pubblica, di avere un presidio nelle regole che garantisse che alcune trasformazioni o non avvenissero, oppure avvenissero, ma a certe condizioni. Dopo qui si apre un tema delicato, che è quello anche che c'è una libertà dei professionisti, no? Di progettare. Quindi è un tema molto delicato. Ma non c'è dubbio che sugli edifici storici, e noi stiamo parlando di quelli oggi, ci possano anche essere delle regole su come si interviene. Proprio perché magari in astratto l'ampliamento lo puoi anche immaginare compatibile. Ma poi se non lo fai in un certo modo, con certe caratteristiche, con una certa collocazione rispetto all'edificio, non è detto che quell'ampliamento sia compatibile. Quindi noi dobbiamo avere la pazienza di intanto oggi appunto chiarirci le idee in termini generali e poi dopo mettersi lì, guardare i vari edifici. Sono convinto, guardate, che su tutta una serie di edifici i problemi non ce ne saranno, anche perché vi segnalo una cosa. La dicevo stamattina alla Michela, ci siamo sentiti per telefono e mi chiedeva alcune cose. La dico a tutti i commissari: nel momento in cui un edificio, per reggere un ampliamento di 30 metri quadrati, lo sbrici, come si dice, no, in gergo, in quel momento la risposta è facilissima, cioè uno, perché? Perché nel momento in cui lo sbrici, te fai un intervento di sostituzione edilizia con ampliamento e il cambio d'uso non te lo consente la legge. Ci siamo. Quindi l'altra cosa alla quale noi dobbiamo stare attenti, perché in passato si sono fatti errori da questo punto di vista, anche qui non ne faccio una questione di colori politici, faccio un ragionamento generale, è a non creare false aspettative nei cittadini. Scusa Simone, scusa, ti voglio interrompere. Mi dici, non ho capito bene questo passaggio, l'edificio lo sbrici. Cioè, noi abbiamo una legge, Perché questa? Riccardo, noi abbiamo una legge che dice che l'intervento di sostituzione edilizia, ossia demolizione e ricostruzione con ampliamento, nel territorio rurale non può essere sommato al cambio d'uso residenziale, parlo del cambio d'uso residenziale. Cioè, se io demolisco un edificio, lo amplio, non posso fare il cambio d'uso in residenziale, va bene? Allora, la cosa che dico io è questa, ed è un elemento di serietà, non di politica, proprio di serietà amministrativa. Se io so già che un edificio, no, sotto il profilo delle caratteristiche strutturali, un ampliamento non me lo può reggere, cioè lo devo demolire completamente per ampliarlo, non posso creare nel cittadino l'aspettativa che questo sia possibile e poi quando quello va a presentare la pratica edilizia, no? Sotto il profilo strutturale devo demolire tutto e la pratica si blocca perché la demolizione con l'ampliamento e il cambio d'uso non si può fare per legge. Mi sono spiegato che è un po' come quando ci sono situazioni in cui magari si individuano delle aree edificabili, no? In zone dove il livello di rischio idraulico è difficile, insuperabile, no?
E poi dopo il cittadino viene e si lamenta che ci paga la tassa sopra senza poter edificare. Cioè, la cosa che dico io è: noi bisogna anche essere seri verso i cittadini, no? E anche valutarle queste cose, perché io posso, faccio un esempio per essere pratico. Io posso anche decidere per assurdo che un edificio lo classifico 2, no? Poi però, se quando vado a fare la pratica edilizia, quell'ampliamento lì non è fattibile se non demolendolo tutto l'edificio. E siccome poi questo non è possibile, anche se io gli ho dato la classificazione 2, perché la legge non lo consente e neanche la nostra norma lo consente di conseguenza, io cosa ho fatto? Ho creato un'aspettativa nel cittadino, no? E magari se quel cittadino si è affidato anche a un professionista che non ha valutato sin dall'inizio tutti questi aspetti, magari spende anche dei soldi. Allora, su questo bisogna essere seri. Cioè, quando un ampliamento non è sostenibile perché si vede che viene giù tutto, ora poi ripeto, i tecnici qui sono più bravi di me, io faccio ragionamento generale, se si vede che un intervento di ampliamento non è tecnicamente fattibile rispetto all'edificio di partenza, perché non c'è modo di salvaguardarlo l'edificio di partenza, allora lì, poi Manola e Fabrizio, se dico delle cavolate, me lo dicono, allora lì... Anche noi dobbiamo avere, come posso dire, un atteggiamento, no, di serietà e dirgli al cittadino la verità, cioè dirgli: guarda, al di là di come ti si classifichi qui, e te quel tipo di intervento lì difficilmente lo potrai realizzare, no? Quando ovviamente non c'è una consistenza strutturale. Se la consistenza strutturale c'è, è chiaro che questo aspetto non lo si può considerare e se ne considereranno altri. Però ecco, la dimensione Forse Simone, scusa dell'edificio. un particolare. Scusa, ma se quell'edificio è classificato 2, no? Cioè, lo può fare l'ampliamento. Perché dopo può succedere che non lo possa fare? Per quale motivo? No, allora, l'edificio 2 non può essere demolito e ricostruito con ampliamento e cambio d'uso, va bene? Questo non è possibile. Allora io sto dicendo una cosa banale, Riccardo, la dico più semplice. Se questa cosa non è possibile poi sull'edificio, vuol dire che non lo possiamo classificare due, no? Ti torna il ragionamento? Questo sto dicendo io. Se vuoi è banale, ma non è scontato. Perché non è scontato? Perché qualcuno ti potrebbe dire: un conto è la classificazione urbanistica, un conto è l'aspetto edilizio, no? Cioè quello lo vediamo dopo. Ma lo vediamo dopo, va bene in termini generali. Ma se io mi rendo conto sin dall'inizio che sotto il profilo edilizio ci sono dei problemi ineliminabili, è chiaro che questo ne devo tener conto nel giudizio, no? Vi torna? Perché è tutto qua. Dici, quelli che ho classificato 2 sono quelli che effettivamente possono fare quello che prevede la legge, altrimenti non l'ho classificato 2. Altrimenti, secondo me, è meglio non classificarli due perché si ingenera un'aspettativa nei confronti del cittadino che poi non corrisponde al dato della realtà. Poi naturalmente ci possono essere casi in cui questo aspetto non è chiaro, no? Cioè non è chiaro se la parte esistente viene giù o no facendo un intervento edilizio, e allora lì, per l'amor di Dio, uno fa un passo indietro e dice, no? E dice: valutiamo, diciamo, gli altri aspetti che vanno valutati. Però ci sono dei casi, che forse non sono nemmeno borderline, in cui l'edificio è così piccolo, è così, diciamo, storico, ha caratteristiche, come posso dire, strutturali tali, per cui è inimmaginabile che facendoci un ampliamento di 30 metri quadrati quell'edificio resiste a se stesso. Non so se mi sono spiegato. Allora, in quel caso lì, forse serietà vuole che si dica: ma di che cosa stiamo parlando, no? Cioè, perché ingenerare l'aspettativa di un intervento, far spendere soldi a un cittadino e poi dirgli che non è possibile farlo, è la cosa peggiore che può essere fatta di tante. Perché è meglio dirgli di no, è meglio prendersi il coraggio, no, di dirgli di no. Io ho cercato di farlo in questi anni, poi ci sono riuscito, non ci sono riuscito, ma quello è un altro paio di maniche. Ma l'onestà verso il cittadino di dirgli come stanno le cose, certo, senza presunzione, con umiltà, ascoltando tutti, però se ci rendiamo conto che creiamo delle aspettative, parlo delle situazioni borderline, perché poi, situazioni in cui invece è per tutti chiaro che la classificazione va cambiata, ci mancherebbe, sì, si cambia, ma se c'è una situazione borderline,
Io dico teniamo conto anche di questo aspetto qui, no? Perché si rischia di generare delle aspettative che poi vengono frustrate all'atto pratico. È la mia opinione, però credo che, insomma. Simone, quelli che ho visto che ha messo in due sono già stati ritoccati, nel senso, gli altri, pur belli che siano, l'hanno tenuto tutti in uno. Come ti posso dire, già delle buone strutture sono rimaste in uno. Quelli in due sono quelli che già sono stati ritoccati, è quello che mi sembra che ha fatto vedere Fabrizio. Ora Hai Fabrizio ti ha capito? fatto vedere casi, Qualcosina, sì, no, qualcosina. ha fatto vedere anche dei casi chiari, no? Proprio Specifici, perché vedi andava che fatta una discussione, chiari, diciamo, a suo giudizio chiari, quantomeno. Cioè, va andava bene. fatta una discussione, no? Generale, e quindi ci sono dei casi anche onestamente borderline. Va Cioè, io bene, dai. stesso, quando eravamo nella fase istruttoria, se ne è parlato, poi, come posso dire, ho avuto quell'atteggiamento di prudenza che secondo me era opportuno rispetto al lavoro molto tecnico e che deve valutare la commissione in prima battuta e il consiglio comunale poi. Quindi ci sono anche i casi borderline, non è che non ci sono. Poi piano piano li Esistono vedremo. sempre, in questo campo qui la zona grigia c'è e quindi si tratta di individuarla e cercare di avere dei criteri più possibile seri, che poi si applicano con una discrezionalità che deve essere tecnica, nel senso che dobbiamo farlo non per motivi politici, insomma, no? Ma per un ragionamento di carattere tecnico assistiti, diciamo, dall'ufficio che ci aiuti a esprimere una valutazione. Tutto qua. Ora però l'ho fatta anche troppo lunga. Riccardo, poi ci sono io e Alberto che si è prenotato. Riccardo, non so se è intervenuto durante già. No, sì, oddio, gli argomenti sono già stati abbastanza trattati gli argomenti su cui volevo intervenire. No, io ora, mi preme ribadire una cosa, che qui non ci siano delle parzialità. Quindi questo, a me se si individuano dei criteri, sono quelli, non è che per alcuni sì e per altri no. Quindi questo, lo metto, cioè, lo voglio rimarcare perché non mi farebbe piacere sentire che a qualcuno gli è stato dato perché è amico dell'amico e a un altro no perché non ha amici. Quindi bisogna che i criteri siano quelli e siano stabiliti i criteri e si lavora su quelli. Ora io una cosa, magari anche da persona poco esperta della materia. Ragioniamo bene sul fatto di quello che è possibile fare con i ruderi e con gli storici classificati 1R, nel senso di è bene recuperarli, mantenere quello che hanno, però i ruderi, se è rudere, insomma, concediamoli qualcosa per poterlo recuperare. Ecco, sgombro il campo di ogni cosa, non ho ruderi, ecco, quindi. Cioè, se ci sono questi ruderi, piuttosto che lasciarli ruderi perché nessuno ci investe, diamoli qualcosa per poterli riconvertire, anche qualcosa in più. L'importante è che li costruisca con dei metodi architettonici che si inseriscano bene in quell'ambiente, in quell'area, in quella collina, diciamo così, che più penso siano in collina. Quindi, ecco, io valuterei bene questo aspetto qui. Di non fare una norma che non porta a recuperare quei ruderi che forse per ristrettezza vengono ricostruiti così come sono. Qui darei qualcosa in più per poter fare recuperare questi ruderi. Ora io poi volevo dire un'altra cosa, ma è fuori da questo argomento. Se la posso dire ora, se no la dico dopo. Ecco. Non riguarda questo argomento. Allora Riguarda una. dilla dopo, che così La almeno si dico continua il dopo, filone, la dico va dopo. bene? Allora intervengo io. Dunque, di commissione complessa, forse la più complicata di questi anni. E non è una novità, nel senso che sapevamo che l'argomento in discussione è un argomento delicato, sensibile, diffuso, e che ci porta, dal momento che siamo in fase di esame delle osservazioni, a confrontarci con
con una realtà che se in fase di adozione abbiamo semplicemente definito e poi abbiamo rimandato all'ufficio per la sua applicazione in termini territoriali, ora si pone come a noi, ai nostri occhi come momento di verifica che ci viene sollecitato dai cittadini. E rispetto al lavoro che è stato fatto dall'ufficio, io non ho niente da dire, voglio dire, anche Simone lo diceva, insomma, la mia formazione è simile a quella di chi ha lavorato sulle istruttorie delle osservazioni presentate dai cittadini e chiaramente la scelta che abbiamo condiviso già in adozione di classificare il patrimonio edilizio storico, articolando la classificazione in quattro categorie che anche già nella sua definizione sintetica avevano, come dire, dei margini di distinzione piuttosto seri, mi sento di condividerla. E del resto, gli esempi che ci ha fatto vedere Fabrizio sono per l'appunto esemplari, nel senso che fanno capire che esista una differenza e una gerarchia fra i livelli dei fabbricati. Ecco, io invito semplicemente però a fare una riflessione. Allora, il criterio con cui ha inteso di lavorare l'ufficio è quello del valore architettonico e tipologico, l'ha detto Fabrizio Cinquini molto chiaramente, no? Si prendono gli edifici e si osserva il proprio livello di conservazione in termini di espressività tipologica e in termini di valore architettonico. È così che si fa, avrei fatto la stessa cosa, sicuramente. Ecco, mi viene da dire però che in ragione della particolare categoria di manufatti che stiamo trattando, cioè manufatti storici e manufatti storici in territorio aperto, ecco, abbiamo una costruzione normativa che non possiamo ignorare rispetto alla classificazione che diamo ai fabbricati. Quella costruzione normativa su cui anche qui abbiamo fatto un cammino politico ben preciso, no? In cui abbiamo detto che rispetto allo storico e solo allo storico ammettiamo il cambio d'uso da un utilizzo consolidato in termini storici come quello rurale verso la civile abitazione. Abbiamo detto che il cambio d'uso in funzioni diverse da quelle legittimate e di quelle attuali avviene soltanto se in presenza di alcune condizioni, per esempio di accessibilità, per esempio di collegamento o di possibilità di collegamento alle opere di urbanizzazione, che sono condizioni urbanistiche. Urbanistiche, cioè hanno una dimensione, un'estensione territoriale di livello urbanistico. E poi abbiamo tenuto di conto, e per il momento non le abbiamo esaminate, un aspetto che una volta di più è vero nel caso dell'edilizia storica, che è quello della complessità di questi interventi, perché tendenzialmente l'intervento di recupero di un fabbricato storico è un intervento più complesso di una nuova realizzazione. Per qualsiasi tipo di intervento è più complesso, ne è più complicata la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la ristrutturazione, tutte quelle categorie, cioè, che sono state assentite dalle norme che abbiamo scritto per il solo fatto di essere all'interno di un manufatto storico, sono sicuramente più complicate. Dove voglio andare a parare? Voglio andare a parare in un ragionamento che ci dice in sostanza che per la prima volta ora probabilmente affrontiamo un passaggio di scala in cui si devono combinare, secondo me, istanze normative con istanze di classificazione e anche con alcuni valori, secondo me, urbanistici, che meritano, in relazione al fatto che stiamo guardando fabbricati storici nel territorio aperto, meritano di essere considerati. Perché esiste un valore relazionato fra un certo tipo di fabbricato e dove si trova. Cioè, un fabbricato che sta in un bosco, che è storico, è chiaro che non può ammettere alcun tipo di trasformazione. Un fabbricato però che ha perso la sua funzione
da molto tempo, tra l'altro, come in gran parte dei casi, che si trova nel territorio aperto, non in un oliveto, non in un vigneto, non in un contesto agricolo che, come dire, ha particolari caratteristiche dal punto di vista della gestione, della conduzione, anche dell'aspetto paesaggistico. Un manufatto storico, dico, che si trova nel territorio aperto, che ha perso la sua funzione e che rischia di perderla sempre più, anche dal punto di vista conservativo, ecco. Su questo dobbiamo tenerlo presente, questo aspetto. No, ripeto, è un valore relazionato questo, cioè non è un valore che si limita semplicemente a valutare caratteristiche architettoniche e tipologiche, ma associa l'architettura e la tipologia al dove si trova quel fabbricato. È chiaro che è un passaggio complesso questo, mi rendo conto, e va valutato per bene. Io non sono qui a difendere questo tipo di approccio, voglio semplicemente introdurre questo aspetto. Voglio dire in sostanza che la gerarchia dei fabbricati è vero che dipende dalla situazione architettonica e tipologica in massima parte, ma esiste anche un valore relazionato che è direttamente collegato, tra l'altro, al mantenimento dello spazio aperto in cui si trova quell'edificio. E allora io dico, se abbiamo fatto in modo che il cambio d'uso possa avvenire soltanto in determinate condizioni urbanistiche, ripeto, l'accessibilità, il collegamento alle opere di urbanizzazione, e quindi ci mettiamo a riparo da queste degenerazioni che sono anche incompatibili con la norma regionale. Se diciamo che il cambio d'uso avviene nel caso di manufatti agricoli soltanto in funzione della prima casa e non per modalità o altre ragioni di carattere speculativo, invito semplicemente a riflettere, ma questa è una discussione laica e non la sostengo con partigianeria o con fare da tifoso. Invito semplicemente a dire attenzione perché potrebbe essere, e io non l'ho vista tutte le osservazioni assolutamente, non viste neanche qualcuno, l'ho scorso come ha fatto Fabrizio, così potrebbe essere che ci siano alcuni valori da considerare che sono relazionati al contesto specifico in cui il manufatto si trova, non solo al suo valore in sé. È un'osservazione che lascio poi alla valutazione di noi tutti. E poi veniva a mente un'altra cosa, sulla classificazione dei ruderi. Attenzione perché è chiaro che le strutture orizzontali dei ruderi di qualsiasi fabbricato in assenza di operazioni di manutenzione si conservano in maniera molto più difficile che delle strutture verticali. Questo chiaramente immagino sia stato anche oggetto di valutazione. In termini testimoniali, beh, insomma, qualche segno che rintracci la tipologia costruttiva di un solaio, di una struttura orizzontale, non è certo un problema rinvenirla. Però, ecco, lo volevo introdurre come aspetto perché probabilmente se ci sono alcuni casi, lo vedremo, che sono stati valutati come ruderi perché hanno perso le strutture orizzontali, le gronde, il tetto, la copertura o una parte di essi, ecco, non lo so, perché è vero che sono in cattivo stato di manutenzione, senza dubbio, se hanno perso la copertura è fuori di dubbio, però è anche vero che a livello architettonico e tipologico, insomma, penso che ci siano le condizioni per intanto immaginare com'era, e anche costruire le condizioni perché si riproponga in quella forma e poi per assegnargli un valore che è, se non altro, un po' meno incerto, perché comunque la consistenza c'è. Chiaro che invece se si parla di un fabbricato che ha le murature rasate, che ha perso la distribuzione dei prospetti, no? In termini di aperture, di vuoti e di pieni, ecco, allora mi sembra più rilevante. Chiudo dicendo, facendo un invito anche all'assessore. Allora, abbiamo il dovere, secondo me, come amministrazione anche di portare avanti e, come dire, chiudere, se possibile, di qui all'anno prossimo, il ragionamento anche sul regolamento edilizio. Perché è chiaro che una gran parte di interventi e soprattutto la scala edilizia degli interventi e della possibilità degli interventi dipende dal regolamento edilizio, cioè quel ragionamento che faceva in ultimo l'assessore, cioè non includiamo i cittadini,
È vero che dipende da condizioni urbanistiche, ma dipende tantissimo, e questo sono professionisti che glielo devono dire ai loro clienti, dipende tantissimo anche da condizioni edilizie. Ecco, quelle condizioni edilizie, se le vogliamo correggere, modificare, estendere, applicare in una determinata maniera, sempre ovviamente nei termini e nelle norme di legge, al nostro territorio, abbiamo la necessità di portare a casa anche il regolamento edilizio. E poi in ultimo, sposando chiaramente la logica che dice Riccardo, cioè dell'imparzialità più assoluta nei confronti di chi ha presentato istanza per le osservazioni, da Presidente della Commissione voglio dire che il senso di questa discussione secondo me dovrebbe essere quello di trovare un punto di caduta che metta insieme i valori indiscussi dal punto di vista tecnico dell'argomento che stiamo vedendo con le valutazioni politiche di compatibilità rispetto a queste classificazioni per portare in fondo un ragionamento che è andato a braccetto con una serie di istanze che questo piano porta con sé, dai ragionamenti sulla prima casa, quelli sul recupero edilizio e tutto il corrimi dietro. Spero di essere stato chiaro, non voglio essere cioè, non voglio essere apodittico, cioè, ho lanciato delle indicazioni che spero possano essere argomento di discussione, lascio la parola ad Alberto. Grazie Presidente. Sì, no, niente, io ho il contributo che vorrei dare è in merito a questo. Nulla da eccepire relativamente in questa fase e negli esempi che ci sono stati palesati da quello che ha detto Fabrizio sulla metodologia di classificazione che mi pare corretta e coerente e quindi applicabile a tutta una serie di standard. E invece la riflessione la vorrei porre. Fermo restando il fermo sentimento di mantenimento della tipologia 1 per quanto riguarda i metati, no? E quindi quello che sono i fabbricati di dimensione modesta, no? Invece una particolare attenzione la vorrei porre sui fabbricati ancorché classificati 1 che sono già civile abitazione, no? Che sono già utilizzati come civile abitazione. Quindi, se è vero come è vero che l'intendimento dell'amministrazione è quello di preservare questo patrimonio culturale, no? Derivato da questi manufatti, che quelli che metti che sono sotto il prana, quelli che sono dislocati in situazioni difficilmente accessibili, ne abbiamo avuto prontezza dalla relazione fotografica corredata alle osservazioni, no? Dove magari ci vai solamente con un sentiero. Invece, porrei attenzione a quelli che sono già dotati di urbanizzazione, quindi anche di impianto elettrico e quant'altro, no? Che sono già dotati di scariche e quant'altro, e che sono già adibiti a abitazione, che comunque hanno la classificazione 1. Ecco, io vorrei porre l'attenzione su questa tipologia di intervento che vado a illustrare. Poi per il resto, per il momento non ho nient'altro da aggiungere. Chi vuole intervenire? C'è qualcuno? Presidente, se Simone. ritieni... No, no, ma io non voglio intervenire, sono già intervenuto. Se ritieni possiamo, posto che forse a questo punto grandi questioni in termini generali, non, diciamo, avulsi dal contesto concreto, non se ne colgono, no, nell'immediatezza, forse si potrebbe anche incominciare. Ecco, cioè proponevo, se siete d'accordo, di cominciare a vedere le osservazioni, così che questa discussione di carattere generale, poi al primo caso dubbio la sviluppiamo meglio, no? Perché al primo caso dubbio si capisce meglio anche, insomma, quali sono i termini della discussione. Siete d'accordo? Possiamo procedere in questo modo? Io non ho nulla al contrario, vorrei però, ecco, come dire, una risposta sul tema che ponevo del valore relazionato se è stato preso in considerazione sulla classificazione. Cioè, se i due termini di paragone sono davvero per la classificazione una questione architettonica e tipologica, oppure se c'è.
se è stato, come dire, assegnato anche un valore in relazione a dove si trovano i fabbricati e al possibile livello di compromissione che ne può derivare dalla perdita di funzione. Perché questo, secondo me, è un argomento che è importante, che si pone non certo in oliveti, in boschi, in contesti montani o vergini, ma si pone in quei contesti che più rischiano la dispersione di questo patrimonio, perché se questo patrimonio, cioè se non ci si interviene perché ci sono delle oggettive condizioni in cui il recupero col mantenimento di funzione risulta difficile, ecco allora siamo un po' in difficoltà. Non c'entra nulla l'uno al due, in questo caso. È proprio un ragionamento che non dipende da questo, dipende dal fatto che si sia colta o meno la sensibilità nel fare in modo che quel patrimonio edilizio che esiste, possa continuare a esistere e non a diventare rudere. Ecco, questo è. Ma Jacopo, io ti posso dire questo, ma da osservatore, diciamo, del lavoro dell'ufficio, no? Perché io ho partecipato al lavoro dell'ufficio con quell'atteggiamento, diciamo, di prudenza che raccontavo prima. È chiaro che il contesto conta anche nella valutazione del valore dell'edificio, perché forse appunto quelli, diciamo, che hanno più competenze di me lo spiegherebbero meglio. Ma il valore di un edificio difficilmente lo puoi considerare avulso dal contesto, no? Perché il valore architettonico è anche come si inserisce quella qualità architettonica nel contesto di riferimento. C'è stata a un certo punto una discussione dentro l'ufficio e a un certo punto, diciamo, una persona, ora non importa chi, rispetto ad un edificio che ora non importa quale, ha detto: ma questa è una cartolina di Camaiore. Cioè, se uno dovesse produrre una cartolina, farebbe quella foto di quell'edificio lì in quel contesto lì, no? Dice: ma come, vogliamo distruggere questa cartolina? No? Quindi, secondo me, la cosa che tu dici è uno dei criteri che vanno presi in considerazione quando ovviamente c'è una discussione, no? Cioè, quando c'è quella zona grigia. Sicuramente questo è uno degli elementi che va considerato, così come va considerato nella zona grigia, ma è la mia opinione, quello che diceva Alberto, no? Cioè un conto è se hai di fronte il metatino, come lo chiamava lui, un conto è se hai di fronte un edificio di civile abitazione, già abitato, già con una sua, diciamo, dimensione strutturale, e forse il valore che quell'edificio esprime lo puoi, diciamo, considerare nello stesso modo, ma probabilmente tendenzialmente sarà più compatibile con interventi, diciamo, no, di trasformazione, dico tendenzialmente. Quindi questo secondo me è un altro aspetto che va valutato, no? Quindi la mia impressione è che tutte le cose che avete detto abbiano un senso. E secondo me bisogna poi essere bravi quando si arriva nelle zone grigie a usarli questi criteri, no? Cioè a dire per questo motivo, per quest'altro motivo, considerato questo, no? Si perviene a questo tipo di decisione. E guardate, io sono dell'opinione che se questo lavoro viene fatto con un certo rigore e con una certa capacità di essere appunto attenti, no? Probabilmente l'ufficio in qualche caso la propria valutazione la potrà anche rivedere, perché lo stesso ufficio sa e ammette che ci sono delle zone grigie. Quindi ho l'impressione che bisogna provare ora. Ecco, la mia impressione è questa, però Jacopo, è la mia opinione. Se Fabrizio e la Manola su questo tema che ti hai posto vogliono dire qualcosa in più o di diverso, lo facciano pure. L'impressione che ho avuto io da osservatore è che il contesto conti e come, perché un valore architettonico è anche determinato, no, dal contesto in cui quel valore si inserisce. Non si può pensare che il contesto No, sia. e soprattutto il valore architettonico o il valore, diciamo, attuale, se è riconosciuto di valore, mi voglio mettere nelle condizioni non solo di fare un'analisi, ma anche di costruirne le condizioni per il suo mantenimento, accrescimento, Certamente, certamente. trasformazione. Allora dico, se io ho un annesso agricolo, che è, o comunque un manufatto, un fabbricato, che
che ha le sue caratteristiche architettoniche, in relazione alle quali è stato classificato, e che si trova in una corte o in un contesto residenziale o presidiato dalla popolazione, dalla cittadinanza, dal proprietario stesso, piuttosto che invece un certo tipo di fabbricato che rischia grosso, indipendentemente dalla dimensione, capito? Rischia grosso, perché si trova in una condizione in cui sì, ha l'accessibilità, sì, ha il collegamento con le opere di urbanizzazione, però rischia grosso perché da un bel po' di tempo non ha la possibilità di avere un intervento di manutenzione, ci sono delle condizioni dimensionali particolari, insomma tutta una serie di fattori molto specifici che hanno un peso perché, come dire, il mantenimento, il presidio di quell'edificio lì, magari con un'altra funzione, determina per esempio il mantenimento di quello spazio aperto. Te sostanzialmente dici, Jacopo, scusa se ti interrompo, ci potranno anche essere situazioni in cui il mantenimento di un certo valore passa dalla trasformazione, cioè dalla consapevolezza che se non c'è un grado di trasformazione, diciamo, accettabile, quel valore rischia di disperdersi. Questa è un'altra considerazione. Dopodiché è chiaro, e come dire, Fabrizio è stato esemplare in questo, che quando si trasforma, indipendentemente, ripeto, da consistenze dimensionali e da situazioni, come dire, specifiche, bisogna produrre, visto che facciamo, come il nostro lavoro qui è quello di confrontarci su delle regole, bisogna produrre le regole più cautelative possibili, perché diversi esempi che abbiamo visto anche in quelle immagini di fabbricati che chiaramente oggi dobbiamo classificare due, sarebbe stato meglio non vederli, le gronde con gli orecchioni, i comignoli fantasiosi, loggiati e porticati piuttosto tremendi, siamo tutti d'accordo su questo, voglio dire, sul piano tecnico e professionale siamo d'accordo, ma ecco, lì si scende di scala, su una scala edilizia, probabilmente, vuol dire, sono problemi anche più grossi dei nostri, perché con le scie ormai si fa tutto, e se le scie non le controllo. Provo a dire una cosa io, sulla base della mia anzianità, ecco, usiamo questo termine, quindi dell'esperienza con cui ormai faccio questi piani da circa 30 anni. Io credo che la questione che ha sollevato Jacopo è un falso problema, cioè, o quantomeno ormai è un problema ampiamente superato dalla storia. Cioè, provo a spiegarmi meglio. Se voi guardate anche le osservazioni che sono state presentate, raramente, in pochissimi casi, riguardano i contesti di pianura e di fondovalle, perché in realtà ormai i contesti di pianura e fondovalle sono stati ampiamente, come dire, utilizzati e trasformati, e laddove questo non è avvenuto vuol dire che ci sono cause di natura giuridica, di contenzioso privato, che, come dire, non ne hanno favorito il riuso, ma tutto il patrimonio storico, laddove era facilmente accessibile, facilmente utilizzabile, in virtù del fatto che dal 79 in poi in Toscana gli interventi in area agricola e sui manufatti rurali sono sempre stati ammessi anche con mutamenti di destinazione d'uso, ormai si è ampiamente cristallizzato e consolidato, nel bene e nel male. Ci sono state quindi situazioni in cui l'intervento di recupero è stato fatto molto bene, per esempio mi sembra che i nostri centri storici di collina hanno questa qualità, e anche, diciamo, le forme molto aggregate, la città storica, diciamo, laddove, diciamo, c'era già un riconoscimento di zone A, in altri casi meno, però in realtà, appunto, laddove la prossimità e la facilità di uso è avvenuta, diciamo, no, questo è già di fatto un dato consolidato, e vedete che ci sono pochissime infatti osservazioni in pianura, sono tutte in montagna e collina, perché ovviamente in montagna e collina c'è un problema di prossimità e un problema di accessibilità, che però si scontra con la realtà dei fatti, cioè l'accessibilità e anche con l'enormità, la quantità del patrimonio che è oggi disponibile in colline e montagna, che se facciamo un rapporto anche proprio di censimento. E quindi secondo me bisogna invece mettere in conto esattamente il contrario. Ecco, io su questo ho un atteggiamento archeologico.
se mi permettete, cioè noi il cambio d'uso lo ammettiamo a tutti quelli storici proprio per questo motivo qui, ma laddove non è possibile, perché appunto c'è un problema di accessibilità, un problema di marginalità, una difficoltà a raggiungere le opere di urbanizzazione, una difficoltà a trasformare il manufatto per dimensione e per consistenza, è meglio non trasformarlo, è meglio che rimanga un rudere. Da un punto di vista, diciamo, del mantenimento della storia e della filologia del territorio, questa è la scelta giusta, non quella di perseguire l'ipotesi di una trasformazione controllata, quel che vi pare non è mai controllato, perché quando noi proponiamo un ampliamento sul metato, che è il doppio del metato, non c'è nulla che lo possa controllare, noi distruggiamo il metato. Non c'è nulla, su questo non ci sono, bisogna essere molto chiari, è una falsa illusione che si possano trovare metodi dentro il regolamento edilizio, eccetera, che guidino questa possibilità, e in più quello che ne consegue all'intorno, perché appunto non solo si trasforma il metato, ma si trasforma il castagneto, il bosco, la strada, cioè c'è un sistema di trasformazioni che devono invece, come dire, vista appunto la quantità e la disponibilità di beni che ci sono, rassegnarci all'idea che di questi ne recupereremo una parte, quella che serve, quella che è essenziale, quella che è possibile. E quella che non è possibile rimane un elemento di archeologia del territorio, come è avvenuto nella storia e nella filologia di questi ultimi 2000 anni di storia, senza nessun problema. Non possiamo, come dire, imporci a stare. Del resto è un po' come se noi volessimo risolvere il problema della fame nel mondo dando da mangiare quello che non vogliamo mangiare noi agli altri, perché magari Ma ci fa fame. te abiti in città, ci inquini, vero? Ci inquini, te abiti in città, vero? Te Sì. abiti in città, te non abiti in Esatto. campagna, te non sei affezionato alla campagna, non sei affezionato agli annessi agricoli, te la pensi tutto diversamente. Gli annessi agricoli vanno recuperati tutti. No, Posso no, no, fammi dare? Io ho la mia parlare. opinione, poi dici delle cose che sono prive di senso. Scusa Michela, non conosci la mia storia, non sai di che cosa parli, non sai chi sono io, quindi dici delle cose che sono delle merite fesserie e stai attenta a come ti esprimi. Comunque, Ti ho detto chiesto questo, solo non se è abiti in vero. città. Io dico che, tant'è che abbiamo scritto delle norme, abbiamo Ho scritto norme chiesto che se abiti in città. consentono il recupero e la rifunzionalità laddove è possibile. Laddove non è possibile, perché il recupero ne comporta la trasformazione, quello non è recupero, è trasformazione appunto, e quindi come tale non si configura come recupero. È inutile prenderci in giro. Ma Su questo io c'è non ho, una distanza. posso, quando posso, mi Ma io date la volevo parola? soltanto Io un no, momento, Michela. Simone, scusami, Volevo io non solo ho. dire questo, Io poi ho tu mi solo ascolti. chiesto, no, no, ho solo chiesto a Fabrizio se abita in città. Non l'ho offeso, io non voglio sapere le sue radici. Ho solo chiesto se attualmente, però forse ho sbagliato. Gli volevo Conta dire dove che abita, no? Dici, no? l'abitare in campagna vuol dire anche poter dare il modo alla gente di recuperare questi annessi. Come diceva Jacopo, se te recuperi un annesso agricolo, ci pulisci intorno, mantieni il territorio, tenere un annesso agricolo con tu come tante foto che si sono viste, che poi diventa rudere, con tutte le erbacce sopra, per dire che c'è un monumentino, c'è tre sassi messi uno sull'altro, ma cosa? La gente quassù, voglio dire, è affezionata al territorio, se lo prende, se lo recupera, ci fa la prima casa, se lo amplia, ma a chi dà noia? Ma che ci abbiamo davvero, davvero? Come ti dicevo, i capitellini di Ma gioco, ma ripeto, che ci abbiamo Michela, quassù? I ripeto che monumentini nessuno storici, ma poi impedisce il faccia. recupero. Ma E poi faccia questo. come mi pare, io parlo da ignorante, io parlo perché vivo il paese, c'è una signora quassù, ha recuperato un annesso agricolo, ci ha fatto un chicchino, venite quassù, venitelo a vedere, Jacopo sa di cosa sto parlando, è una cosa bellissima che si vede dalla provinciale, e invece magari questa capannetta era anche brutta da vedersi, invece c'è un sogno. Va bene, è una mini villetta, una cosa bellissima da vedere. E vive la sua storia, vive nel suo paese, vive come dice lei, nella sua villetta. Capito? Voglio dire, io il lasciare abbandonati a se stessi questi ruderi, lo può dire il Cinquini perché è un architetto, io la penso diversamente. Io accetto quello che Michela, dice però io lui, io posso dare un la penso suggerimento. diversamente. Posso dare un suggerimento? Fabrizio ha, diciamo, espresso il suo punto di vista di tecnico, no? Rispetto a quello che diceva Jacopo, dicendo che, diciamo, nella maggior parte dei casi
no, diciamo, dove c'erano le condizioni di intervento, quegli interventi sono stati realizzati. Ora, la mia opinione è che questo è vero poi anche, diciamo, fino a un certo punto, nel senso che ci sono anche osservazioni invece dove un certo tipo di discussione può anche essere fatta. Per questo suggerirei di entrare nel concreto, perché se no rischiamo una discussione astratta, diciamo, che rischia poi di portarci fuori strada, anche perché io non credo che ci sia qualcuno di noi che vuole passare alla storia del comune per aver distrutto i metati, no? I metatini tipici delle nostre colline, anche perché io non sono disposto a passarci nel caso. Quindi la discussione non è questa, Ma è ovviamente. dire che c'è già anche troppo sul No, territorio, come dice, non c'è già anche è troppo sul territorio, e la politica regionale e te non muri e non recuperi gli annessi agricoli e non fai questo e non fai quell'altro e c'è anche troppo sul territorio e intasate tutto e allora non se ne parla più si tratta di capire. di urbanistica. Facendo un ragionamento molto laico, si tratta di capire quando è che le condizioni di trasformazione sono compatibili con il valore che vogliamo preservare, o quando è addirittura, come dice Jacopo, che magari una trasformazione fatta in un certo modo quel valore te lo preserva. Fabrizio si è limitato a dire: badate che in oggetti molto piccoli quella condizione sostanzialmente non si realizza mai. Perché è chiaro che se io applico un ampliamento su un oggetto molto piccolo, l'oggetto molto piccolo, se ha un valore, lo perdo completamente. Tant'è che Alberto ha fatto il caso invece di situazioni in cui la consistenza è diversa. Così come, diciamo, è altrettanto vero che spesso sono situazioni, come diceva Jacopo, che magari sono nei boschi piuttosto che in altre zone dove rischi di sciupare anche l'ambiente oltre che l'edificio. Quindi io suggerirei davvero, siccome tanto ormai gli elementi mi pare che siano chiari sul tavolo, e la sensibilità, Michela, che tu dici, cioè di fare in modo che l'urbanistica dia anche un contributo a processi di ripopolamento, c'è, perché voglio dire, in questa commissione questa sensibilità c'è, è rappresentata adeguatamente. Insomma, io credo che se passiamo adesso all'esame concreto dei casi, questo può aiutare, no? Nel senso che poi capiamo concretamente come dire, come i termini di questa discussione generale si applicano nei vari casi. Io davvero suggerirei questo, poi Jacopo valuta te con la commissione, però. Sono d'accordo, anche perché abbiamo una retta di tempo che ci è utile Io magari. voglio porre un problema diverso ora, se no dopo me lo dimentico, lo voglio sollevare a Simone. Fammi finire un momento, Riccardo. Prima di passare a guardare l'osservazione. Sì, sono d'accordo se si comincia in modo da poter entrare nello specifico delle richieste che sono state fatte da cittadini. Voglio dire soltanto una cosa in termini generali rispetto all'intervento, insomma, al dibattito che si è creato. All'inizio della commissione, prima che cominciasse la registrazione, abbiamo fatto una serie di scambi, no? Con la Manola che riguardavano questioni edilizie, questioni proprio edilizie, no? Sollevate da Alberto. E lì ritorno su un argomento che avevo toccato nell'intervento di prima. Si giocano una parte indipendentemente dalle concessioni o dalle possibilità che ci sono a seguito della classificazione degli edifici di fare interventi che siano compatibili con il valore che viene assegnato nel momento in cui si sono classificati gli edifici. Perché alcune cose non continueranno a non essere possibili, non per colpa nostra, ma perché c'è una situazione generale che normativa che non consente di fare certe operazioni su qualsiasi tipo di manufatto, e quindi voglio dire, dare delle regole invece in cui nei limiti pur in questi limiti si cerca di tener conto delle caratteristiche specifiche che abbiamo riconosciuto sul nostro territorio, è un'operazione che dobbiamo fare. Riccardo. Grazie. Mi volevo chiedere una cosa a Simone perché mi sono venuto a conoscenza in questi giorni che mi hanno fermato alcuni cittadini. Mi hanno chiesto che ci sono, se puoi dare una spiegazione, diversi condoni e sanatorie rilasciate prima, se non mi sbaglio,
del 2005, no? Che ricadono sotto la sovrintendenza, per intenderci, dove la sovrintendenza non ha espresso il proprio parere. E sono costretti questi qui, visto che hanno già fatto anche un condono, però sono costretti a tirare giù queste pertinenze che hanno fatto. Io ti volevo chiedere se questo è vero, ecco, innanzitutto, e se, visto che fino al 2005 mi risulta che era il comune che doveva inviare dalla sovrintendenza questi progetti, se si può fare qualcosa in merito a questo. Poi un'altra domanda, anche questo, dice, esistono delle piscine che sono state fatte oltre 30 metri, oltre 30 metri dalla risede, no? Se quella fuori in territorio rurale. Dice, come si sanano? E sono già state autorizzate e ci sono già. Ecco, queste due domande qui ti volevo chiedere, ti volevo fare. Allora, sì, è vero Riccardo, ci sono non tantissime, ma ci sono alcuni casi, è vero, di titoli edilizi rilasciati nel passato, si parla di fatti del passato, in cui né il professionista che ha presentato la pratica, né l'istruttore dell'ufficio che l'ha istruita, si sono accorti dell'esistenza di un vincolo paesaggistico, perché l'errore in quel caso lì è doppio, perché il primo, diciamo, a doverlo segnalare al comune è il professionista che fa la pratica, quando, diciamo, fa la relazione tecnica. Naturalmente poi il comune se ne dovrebbe accorgere, anche se il professionista non lo segnala. Questo è dipeso anche dal fatto che c'è stata una fase storica in cui, soprattutto sui corsi d'acqua minori, non era chiaro se c'era o non c'era il vincolo paesaggistico, perché ci sono vari tipi di vincoli paesaggistici. Uno è legato ai corsi d'acqua. C'è stata una fase storica in cui, diciamo così, se il corso d'acqua non era particolarmente importante, l'ufficio riteneva che non avesse una rilevanza sul piano paesaggistico. Vi posso dire questo, che credo, però ho bisogno di confrontarmi, con l'Unione dei Comuni, poi ne volevo parlare anche alla Manola, ma non ho avuto ancora tempo, di aver trovato io forse una soluzione. Perché così l'accenno alla Manola intanto ci pensa. Diciamo, da una certa data in poi, cerco di spiegarlo, per fare l'intervento edilizio servono due atti distinti. Uno è il titolo edilizio e uno è l'autorizzazione paesaggistica. Però mi è stato riferito che prima di una certa data, e io, diciamo, non sono sufficientemente vecchio per saperlo, ma se è così, il problema lo risolviamo. Prima di una certa data non c'era un'autorizzazione paesaggistica a sé stante, ma il parere, diciamo, della sovrintendenza confluiva dentro il procedimento che dava, diciamo, luogo soltanto a un provvedimento che è il titolo edilizio. Allora, se è così, questo lo dico io da avvocato, diciamo, per gli strumenti che ho, se è così, i titoli edilizi che sono stati rilasciati nella fase storica in cui non serviva un altro atto di autorizzazione paesaggistica, ma era solo un parere interno al procedimento, se è così, quei titoli edilizi sono salvi. Sono salvi nel senso che siano fatti bene o siano fatti male. Sono passati troppi anni per poterli rimettere in discussione e quindi si riparte da quel punto lì. Però questa cosa che è venuta fuori ad una riunione che mi hanno chiesto il Collegio dei Geometri che ho fatto una settimanella fa, io ho bisogno di verificarla. Se è così come mi hanno detto, cioè che fino ad una certa data non c'era l'autorizzazione paesaggistica, ma era solo un parere interno al procedimento edilizio, credo che si possa risolvere il problema. Siccome sono tutti, Riccardo, quei casi che si sono presentati non sono tantissimi, ma insomma qualcuno c'è, sono tutta roba vecchia, praticamente risolveremmo tutti i problemi. Però ho bisogno di confrontarmi con gli uffici perché, insomma, l'assessore dice la sua opinione, però poi le decisioni le prendono gli uffici. Però è vero, il problema esiste non in tantissimi casi, ma in alcuni casi sì, e questi sono i termini, diciamo, attraverso i quali forse si può risolvere. Magari appena ho qualche notizia in più, la riferisco anche qui, insomma, visto che Riccardo te mi hai fatto questa domanda qui.
Sulle piscine invece ti confesso la mia più totale ignoranza, nel senso che non mi sono a me venuti, diciamo, dei casi in cui ci sono delle piscine che sono state autorizzate, diciamo, fuori dall'ambito in cui potevano essere autorizzate. Quindi su questo francamente non ti so rispondere, mi informo magari e te lo faccio sapere. Invece l'altro problema, ne sono a conoscenza. Vediamo se si riesce a risolvere in questo modo che ho accennato, però ho bisogno di approfondirlo. Grazie. Bene, allora abbiamo un'oretta, se vogliamo intanto Allora, cominciare a io sì, progressivamente. sì, scusa, io procederei così. A differenza delle altre volte, io mi limiterei a leggere il registro col numero e con la risposta, anche perché qui c'è poco da ragionare, no? C'è da vedere le foto e la documentazione. E poi, Antonella, credo tu sia organizzata giusto per farci vedere su ogni osservazione i documenti, Voi mi giusto? chiamate l'osservazione e vi faccio vedere le foto. Beh, Si fa una per una Scusate, l'osservazione. Una per una queste. Sì. posso intervenire un attimo? Ti prego, no. No, richiamo la commissione, visto che guardiamo le osservazioni una per una, che se c'è qualcheduno di voi che ha dei conflitti di interesse perché sono osservazioni di familiari, parenti, amici oppure tecnici, ecco. Voi potete fare la verifica, in questo caso dovete astenervi dalla discussione. Hai fatto bene, Manola, a ricordarlo. Ora, io non lo Fantastico. so se ho degli amici, ma io conosco anche diverse persone che hanno fatto delle osservazioni. Ora, amici. Se li conosci non c'è niente di male, anche l'amicizia non è La l'importante è che tu conoscenza. sia, non devi Ma essere amici che parente, significa devi amici? essere parente, Riccardo. Ah, ecco, no, ecco, perché dopo uno dice amici, lo conosce, lo conosco, sì. Mancherebbe altro. Parente entro il terzo grado. Parente entro il terzo grado. Non ne ho, ok. Votazione o discussione? Discussione anche. Sì. Discussione basta ora, non Sì. votazione. No, ma la Michela chiedeva, uno si astiene anche dalla discussione? Sì, si astiene anche dalla discussione, certo che sì. Ok. Allora, proviamo. Osservazione numero 1, parere istruttorio non accolta. Si chiede la modifica della classificazione di un fabbricato di pregio architettonico 1 ad edificio di interesse ambientale. Quindi è una richiesta da 1 a 2. Vediamo gli atti. Antonella, ci siamo, noi? Vabbè, questo è uno degli esempi che ci ha fatto Fabrizio, tra l'altro. E vabbè, a mio giudizio, in questi casi dubbi non ce ne possono essere, nel senso che l'edificio ha quelle caratteristiche di qualità che Fabrizio richiamava e il contesto, come vedete, è quello di un uliveto terrazzato. Per cui immaginare che lì un intervento di 30 metri quadrati preservi la bellezza dell'edificio e dei luoghi, a mio giudizio non è immaginabile. Ecco, poi se ci sono, come dire, io non ho tutti gli strumenti, insomma, architettonici di valutazione del caso, però mi sembrerebbe francamente uno di quei casi chiari. Del resto non c'è Spingete il microfono a chi non parla perché mi sono venuto in mondo a me. accessibilità di nessun tipo, insomma. Allora, su questi, io direi, su questi andiamo avanti. Non si vota oggi, ma quantomeno a livello di discussione andiamo Volevo avanti. capire, ora ha detto una cosa Jacopo che No, volevo capire. quando parlavo di valore relazionato, dicevo anche che è chiaro Tu... che. Come volevi sentire quel No, che hai dicevo? detto una cosa, hai detto accessibilità, cioè perché se ci avesse avuto l'accessibilità, questo No, è una domanda. è uguale, però ti dico, È una domanda, come ti saresti comportato?
Nel caso di specie, è chiaro che qui c'è un valore architettonico. Ti dico, quel valore architettonico, indipendentemente dalle dimensioni, è chiaro che viene pregiudicato anche dal fatto che in questo caso qui una trasformazione del fabbricato implica una trasformazione di quel che c'è intorno, perché non ci arrivi allo stato attuale, è chiaro. Io allora non ho capito bene che si, la differenza, cioè se noi, per capire, se noi diciamo che è storico anche per le situazioni in cui si trova, cioè, il ragionamento che ha fatto Simone cambia radicalmente. Riccardo, Jacopo dice, Sì, ho capito, se c'è. no, ma è una sua, come posso dire, considerazione, no? Jacopo dice, qui, oltre al valore architettonico, c'è anche un aspetto di contesto, no? Nel senso che se io non, se io anche immaginassi di ampliarlo, sciuperei tutto il contesto che è fatto di un uliveto terrazzato. E Ho non è che capito. c'è la strada che arriva al fabbricato, no? Ecco, questo diceva Jacopo. Ora, Posso dire una cosa? Posso questo dire una cosa? ragionamento, però non è che abbiamo legato al fatto che questo edificio è storico, al fatto del contesto in cui si trova, perché c'è la viabilità, eccetera. Deturpi l'ambiente, per amor di Dio, ma l'edificio, se ha le caratteristiche per cui è stato classificato storico, ha le caratteristiche per essere classificato storico. Però, Dico, altrimenti va bene, cioè io se vuoi Riccardo, fare la curiosità di considerare, sono d'accordo, eh. no, Facciamo. dico, però se siamo tutti d'accordo, al di là, diciamo, delle considerazioni, no, che portano ad essere tutti d'accordo, insomma, è un fatto che registriamo, nel senso che magari quel tipo di discussione che fai te si può fare in situazioni, no, in cui appunto invece il tema si pone. Qui credo che per X motivi, no, siamo tutti d'accordo, no? Va bene, diciamola così. Va Diciamo, bene. Simone, per come è messo, perché se no, per l'edificio com'è, no? Come tu dicevi prima te, un edificio abbastanza consistente, se non ho capito male, no? Che non rischia di essere demolito nell'ampliamento dei 30 metri, no? Se ha una bella struttura, per dire, se era in un altro contesto, con un'accessibilità e che, poteva essere anche valutabile, secondo te? Io dicevo questo. Io suggerirei, come diceva Fabrizio, però, di farla nel concreto questa discussione, non in Ah, astratto, bene, no, volevo capire solo perché l'inizio. come vedrete, nella maggior parte dei casi le situazioni sono queste qui. Non sto dicendo che non esistono le situazioni, diciamo, da discutere, ma sono un numero minoritario, capito? Allora io dico, conviene che questo tipo di discussione la facciamo diciamo, quando si presenta il caso, ecco, per non fare delle discussioni astratte che, insomma, l'abbiamo già fatta, no? In termini generali la discussione. Poi ho capito quel che dice Riccardo. Riccardo dice, ora traduco, secondo me se l'edificio ha valore architettonico, ha valore architettonico, punto. Dice, ora mi permetto di interpretare il suo pensiero, non so se l'ho interpretato bene. No, l'ha interpretato bene, però se lo stesso edificio in un altro contesto viene giudicato diversamente, anche questo lo giudichiamo uguale all'altro. Io ragazzi non so che cosa dirvi, nel senso che secondo me qui è fuori discussione che questo Volevo essere edificio. chiaro, volevo essere chiaro. Sì, però la discussione facciamo, ho capito, però la discussione facciamola laicamente sui casi dove davvero, insomma, magari si pone una discussione. Questo è per antonomasia, Ma un edificio di Jacopo, valore scusami, ha già architettonico. detto, Jacopo ha già detto, hai capito? Non è che l'ha già espresso e quindi Ho cambia capito, ma anche Jacopo ha il fatto tuo una modo di considerazione a ragionare. Ho carattere generale. capito. Scusa, Riccardo, non è che noi ora siamo tutti d'accordo sul fatto che questo No, non ti non si può mica arrabbiare, fare una discussione su quel che verrà, no? Vediamo quel che viene e poi ma quando viene l'ha poni il problema, no? Io preso. Vabbè, ma posso. come tanto si voterà poi? Va bene, ok. Andiamo avanti. Scusate, avevo spento il microfono. Allora, osservazione numero 2. L'osservazione è riferita all'individuazione nella cartografia di un manufatto ora allo stato di rudere. E quindi credo si chieda di classificarlo rudere, se capisco bene, e l'osservazione è accolta.
Vediamo. Scorri pure, Antonella. Tornare un attimo su, per favore. Volevo capire una cosa, Antonella, perché ad ora come era classificato questo edificio qui? anche io volevo capire Non era non è... classificato, non era classificato. non era Ah, ecco, non era classificato classificato. Ah, ok. chiedevano la classificazione. No, peraltro non è neanche individuato in cartografia, quindi non verrà modificata la cartografia, ma verrà messo un areale con il simbolo R nella zona che è indicata, perché non sappiamo neanche collocarlo, e poi le cartografie non le possiamo modificare perché è la base regionale. Antonella, fai vedere anche la prima fotografia. Posso fare una domanda? Se ad esempio uno non ha fatto un'osservazione, no? Avesse un rudere così, non ha fatto un'osservazione per classificarlo come rudere. Sbaglio o è la disciplina del luogo che poi gli può permettere di fare qualcosa o sbaglio io? No, sbagli te, Riccardo, purtroppo, nel senso che i ruderi devono essere classificati. E quindi se non hai una consistenza volumetrica classificata, in questo caso non fai niente, perché non esiste un edificio, no? Rudere è l'esistenza di alcuni elementi di un edificio che non c'è più o che c'è soltanto in No, parte. ma dicevo che ce l'ha e non ha fatto l'osservazione e non è stato, non era inserito in cartografia. Devi fare una variante, o se si ritiene che sia un errore materiale, il procedimento, quello che abbiamo discusso, ti ricordi qualche commissione fa, di correzione dell'errore materiale. Ok. Va bene, su questo, insomma, se non ci sono discussioni, si può andare avanti. Allora. Graziano. Ah. Ascolta, ascolta una cosa, tornando sul discorso di quelli che esistono e non esistono, ma sulla cartografia anche della regione, qualcosa c'è sempre evidenziato. Quello non ha nessun valore come per classificare, per andare a cercare i ruderi o quello che sia. Chiedo, Sì, è uno degli elementi, certo, Graziano. Sì, No, è uno degli elementi. perché per esempio, questo qui esiste. Cioè, non è che non esiste, non, cioè, ecco, su che base viene fatta la classificazione? Sono ignorante su questa cosa qui. Perché io vado sulla cartografia regionale e lo vedo questo, perché gli do il numero di particella catastale, gli do il foglio e mi viene fuori. Per essere catalogato, come viene catalogato, visto che ce lo trovo lì sopra? Non è una per... È uno degli elementi nell'istruttoria, Graziano, ci stanno anche le cose che dici te. Tant'è che visto qui è stata accolta l'osservazione, no? Sì, Nella mia... no, ma a prescindere da questo, ora, che curiosità sono andato a No, ma guardarmi stando questo qui. all'esempio, stando all'esempio. No, dicevo, ma come, Dio, mi sono spiegato, come si Anche fa questa quando è è una classificato, ma nella cartografia regionale c'è? Ecco. cartografia di piano. No, ma la cartografia te l'hai guardato sul catastale, la cartografia di piano non è la cartografia catastale. Ecco, ma allora, cioè, non è che si vengono interfacciati una con l'altra e si va a vedere le cose, questo che dicevo io. Perché nel catastale.
Nel catastale lo trovo, come lo trovo su da altre parti. Ora, Graziano, il catastale, ma vedi che lui l'ha legato, e quindi questo è uno dei motivi per cui l'osservazione è stata sì, no, catastale. Ma lascio perdere, allora, indipendentemente da questo qui, che non sto a discutere su questo, era soltanto la questione del trovarmelo sulla cartografia regionale e poi mi si dice che non è catalogato, ecco, questo che non ci arrivo, ecco. La cartografia regionale non è fatta sulla base catastale, sono due basi diverse, capito Graziano? Quindi alle volte possono corrispondere, alle volte no. Ma io, se voglio interpretare quello che ha detto Graziano, se un giorno io scopro che un edificio non è stato classificato, ma poi vado sulla cartografia regionale, esiste questo edificio, come ci si comporta? E si fa la correzione dell'errore materiale. Si va in consiglio comunale e si corregge l'errore. Se c'è la prova che c'è sfuggito un edificio anche allo stato di legge, 65. È un errore materiale. Manola. Scusa Simone, una precisazione. Scusatemi, misuravo la pressione, scusate, ho lasciato il microfono. Però con una precisazione, perché l'ho già detto 10 volte, ma lo ridico per la 15ª. Non basta la presenza nella carta tecnica regionale nella foto, perché siccome stiamo classificando gli edifici storici, oltre alla sussistenza su una qualsiasi carta, occorre poi che la stessa sussistenza sia presente nelle carte storiche. Tant'è che abbiamo un sistema informativo geografico che mette a confronto, fa un'operazione di overlay mapping, si dice, cioè di sovrapposizione delle carte, che controlla la doppia consistenza, cioè l'esistenza attuale con la uguale esistenza a una data storica. Sì, ma Fabrizio, ma va bene, la domanda di Riccardo era più, diciamo, semplice, era nel caso in cui ci si accorga che lo dovevamo classificare, che si fa? Si fa la correzione dell'errore materiale in consiglio comunale, perché in questo caso, tra l'altro, è proprio un errore materiale, no? Nel senso che non l'abbiamo visto. E si credevo che volesse dire questo, Graziano, io l'avevo capito, non so se volevi dire questo, Graziano. E chiaramente le cose che dicono Fabrizio, oltre a quella che diceva Graziano del catasto, sono quelle che concorrono a consentire un'istruttoria che ci faccia capire se è stato commesso un errore o no, ok? Scusa, io voglio dire, Simone, non è un errore materiale, perché noi mica lo sappiamo, è un casomai un aggiornamento del quadro conoscitivo. Allora, è un errore non nel senso dell'imputazione soggettiva, cerchiamo di capirci, non è un errore dell'ufficio nel senso è colpa dell'ufficio, è un errore in senso tecnico, no? Nel senso che se io non ho rilevato l'esistenza di un rudere che c'è, posso usare la procedura della correzione dell'errore, no? Un conto è se io devo fare una variante perché faccio una valutazione diversa, ex novo, e allora faccio una variante. Se un edificio mi è sfuggito, posso fare la procedura della correzione dell'errore materiale. Usavo la parola errore solo per riferirmi alla procedura che consente di dire, non l'abbiamo visto quell'edificio lì, no? Correggiamo il quadro conoscitivo e di conseguenza procediamo alla classificazione. Cioè, secondo me è uno di quei casi in cui, no, si può fare la procedura della correzione dell'errore materiale. Poi è chiaro che non intendo io dire errore nel senso che è colpa dell'ufficio. Se l'ufficio gli elementi non ce li ha, come fa a metterlo su carta, no? No, volevo specificare, perché noi abbiamo dato un apposito incarico a un professionista proprio per fare questa ricognizione, e molte volte questo professionista ha trovato difficoltà proprio ad accedere in tanti luoghi, certo, o perché non lo facevano entrare, o perché le condizioni fisiche, rovi, piante, vegetazione, perché tanti di questi edifici magari... Ora questo, ma ci sta che l'abbia anche ripulito perché sapeva che c'era, ma ci sta che ce ne siano tanti altri che sono coperti dai rovi, sono impossibili da vedere anche dai poggi opposti e così via. Quindi certo, è difficile anche individuarli. Sì, certo. Ok, andiamo avanti. Allora, osservazione numero 9.
Come mai si passa alla 9, Simone? Perché sono quelle sulla classificazione. Ah, saltano perché le altre erano, capito. Pensavo fossero in sequenza anche queste. No. È il numero originale dell'osservazione. Anche le altre, Michela, non erano in sequenza. Non ci avevo fatto caso. Allora, si chiede l'identificazione sulle tavole del piano operativo del fabbricato evidenziato nell'estratto catastale allegato come edificio di interesse ambientale 2. Si dice non accolta perché la base cartografica del PO è quella omologata e certificata dalla Regione Toscana, ma questo vabbè, è un aspetto diciamo più squisitamente formale sull'individuazione in carta del fabbricato. Invece, per quello che riguarda la classificazione dell'edificio, si conferma che lo stesso ha caratteristiche morfologiche coerenti con le disposizioni per l'edificato sparso in territorio rurale di impianto recente. Quindi l'ufficio qui dice non accolta, diciamo, per quello che è importante ai fini nostri, perché questo non è un edificio di interesse ambientale, due, ma è un edificio recente. Questa è la fotografia. E ora, qui c'è gente più brava di me, ma mi parrebbe che elementi di valore storico da conservare non ve ne siano di nessun tipo. E quindi, se siete d'accordo, si può andare avanti. Io vado avanti, se c'è qualcosa, ovviamente, insomma, mi interrompete. Osservazione numero 24. Si chiede che un edificio 1 venga classificato o rudere oppure 2. Vediamo. Questo è l'impianto dell'edificio, perché questa è una delle cose che va vista, Questa è la relazione tecnica. Ecco, forse è corretto dire, scusa Antonella, torna un attimo sopra, lo dico perché questo francamente è un elemento che alla commissione gli va riferito, per trasparenza. No, ma sopra intendo dire mi basta la relazione all'inizio. Così c'è anche un aspetto nuovo, diciamo che non abbiamo discusso. Ferma, torna su. Ecco, ferma lì, scusa, mi avevi pazienza, ferma lì. Giù, l'inizio della relazione. No, giù, vai giù. Perché c'è il 16/10/2010 come data? È un errore di chi ha fatto l'osservazione. Vai giù. No, era la richiesta di riclassificazione. Dice che ha fatto una richiesta di riclassificazione nel 2010. Fermi lì, ferma lì. Allora, questa è una, ve lo dico perché non l'abbiamo ancora discusso. Questo è uno di quei casi in cui il cittadino ci dice che aveva fatto una richiesta di riclassificazione da R1 a R2, quindi aveva già chiesto la riclassificazione. Mi sono voluto soffermare qui per dirvi che ci sono dei casi in cui magari gli edifici erano schedati diversamente nel vecchio RU. È una cosa ovviamente che va valutata, perché anche quello è un criterio di riferimento. Tenete conto, è importante, che prima gli edifici erano di quattro tipi, monumentali 1, 2, 3. Adesso la categoria 3 non c'è più e quindi è chiaro che c'è un'attrazione sulla 2 e sulla 1, no? Diciamo conseguente all'eliminazione di una delle tre categorie. Quindi, come era classificato prima l'edificio, è chiaramente un elemento di riferimento, non è che si può non considerare, ma non è, diciamo, automaticamente decisivo, perché le classificazioni sono molto simili al passato, ma non sono esattamente coincidenti al 100%. Andiamo avanti. Avanti. Intanto io direi di andare a vedere le foto, poi se serve uno legge anche la relazione, però intanto guardare le foto. Ma come ha fatto a chiedere rudere? Ha chiesto o rudere o 2. Ecco, questo è uno di quei casi di cui si è parlato prima. Allora,
Questo forse è uno di quei casi, mi permetto di dire io, non lo so, sui quali, a differenza del metatino, si può anche provare a ragionare. Nel senso che chiaramente la schedatura 1 dipende, no, da lo vedete, dal fatto che poi, cioè, l'ufficio su questo è più preparato dell'assessore, ovviamente, quindi interviene l'ufficio. Ma vedete, no, gli elementi di simmetria, gli elementi di pregio, di conservazione, insomma, della qualità architettonica che ha questo tipo di edificio. Quindi è chiaro che questo è un edificio che ha una sua, che ha una sua qualità architettonica. Chiaramente, a differenza del primo caso che abbiamo visto, il contesto è diverso, è di pianura o comunque, insomma, molto precollinare, insomma, siamo, mi pare, in pianura, e chiaramente qui, vedete, c'è già, questo mi permetto di osservarlo io, una, che cos'è, pertinenza, questa qui in basso a sinistra, che è già un'aggiunta rispetto all'edificio, no? Cioè, va detto per onestà intellettuale che questo è un edificio in cui la parte originaria è simmetrica, è una sua omogeneità, però c'è poi un'aggiunta, diciamo, di carattere pertinenziale. Quindi, questo è un 2. Questo è uno di quei casi, secondo me, io su questo forse ho un'opinione diversa da Fabrizio, faccio per dire, ma questo è uno di quei casi in cui si può discutere, secondo me. Perché si può discutere? Perché io non me la sento di dire, non dico che quello che ha detto l'ufficio è sbagliato, dico solo che non me la sento di dire con estrema sicurezza che un ampliamento di 30 metri quadrati sia incompatibile con un edificio rispetto al quale, diciamo, c'è già un elemento di trasformazione che è quello di quel, diciamo, di quella legnaia, quel ripostiglio, quello che è in basso a sinistra. Ecco, io non me la sento di dire in un contesto così che è uno pure semplice. Però è la mia opinione. Chiedo maggior delucidazione a Fabrizio. Voglio capire. Giustamente. Fabrizio. Per me qui, appunto, cioè, l'integrità di questo edificio, salvo forse quel manufatto sulla sinistra, che ne può essere un'alterazione recente, semi-recente, direi, è inequivocabile. Ha persino le gronde fatte, diciamo, con la soglia di marmo a sbalzo, ce ne sono rarissimi casi. Ancora conservati di questo tipo, cioè la piattabanda è ancora in perfetto stato di conservazione con il riquadro in marmette originale in cipollino e in cardoso. Cioè, io qui qualsiasi intervento che ne andasse a alterare anche in appoggio la struttura, noi ne rovineremmo la qualità di questa struttura. Io su questo, per me, anche se fosse un ampliamento, seppur minimo di 20, quell'ampliamento ne altera la qualità di questo edificio, secondo me. Posso farti una domanda io, Fabrizio? Tanto la domanda ti farebbe anche la commissione. Un ampliamento però c'è già, se torni sulla prima foto... Però qui il problema è... Perché vedi, questo sarà un elemento, penso io, almeno per me di comprensione maggiore, no? Vengo ora dal consegnare il piano operativo di Lucca, dove... Cioè, ovviamente, no, per il centro storico di Lucca, voi capirete che i livelli della qualità non sono neanche paragonabili a questo edificio qui. Ma per poter arrivare a fare quello che dici te, Simone, cioè a dire, ma in alcuni casi, se ben controllato, l'ampliamento magari non lo alterebbe, perché se lo fai di fianco in sopraelevazione a quell'edificio, eccetera, eccetera, siamo d'accordo. E però serve uno strumento di dettaglio, cioè un piano particolareggiato, che noi stiamo facendo un piano operativo. Cioè, se voi guardate il piano particolareggiato del centro storico di Seravezza, oppure il dettaglio di altri piani particolareggiati, che quindi detto le norme edificio per edificio, allora si può aggiungere in alcuni casi anche a quello che auspicava Jacopo, cioè a dare un'indicazione che in alcuni casi, appunto, l'adeguamento igienico funzionale, eccetera, proprio perché ubicato e indicato, rappresentato tecnicamente in un luogo, in un posto, per un singolo edificio è ammissibile. Ma siccome noi stiamo facendo uno strumento generale, e quindi non si può, e abbiamo migliaia di edifici da governare, e non ci possiamo permettere di dare indicazioni edificio per edificio,
questa ipotesi, che è come dire, plausibile in forma teorica, poi è impraticabile in forma pratica, cioè diventa ingestibile in termini di piano operativo. Quindi, e io dubito che ci possa essere un regolamento edilizio, almeno io non ne ho mai visto un'efficacia vera, che è in grado poi di regolare attentamente e puntualmente tutti i diversi casi. Fu fatto un tentativo anche a Cavaliere 20 anni fa dal professor Benedetto Di Cristina, Roberto se lo ricorderà, quel tentativo che fu peregrino, perché c'è talmente tante variabili, talmente tante casistiche che non possono essere semplificate in un ragionamento di natura teorica. E tant'è che spesso si agisce caso per caso, uno a uno, scheda per scheda, e si fa attraverso un piano particolareggiato. Questo si può fare, ma dico fra tutti, per esempio, no? C'è ancora da fare, dopo il piano operativo, il comune ha un'ambizione di fare il piano particolareggiato per il centro storico della città antica. Lì, andando edificio per edificio, caso per caso, in alcuni casi magari un ampliamento, un adeguamento o appunto una risistemazione di natura pertinenziale può essere anche ammissibile, ma va normata proprio caso per caso. Ah, però scusa, Fabio, ti faccio un'obiezione. Jacopo, poi vedi qualcosa? Io volevo dire una cosa io. Ti prego, Io io volevo a soltanto me. dire che i piani particolareggiati si possono fare però negli agglomerati urbani, non nell'edificato sparso. Quindi il problema, si pone ugualmente, cioè non si potrebbe fare qui un piano particolareggiato. Qui siamo a Capezzano, che piano Simone, in particolareggiato realtà, fai? cioè, sì, però voglio dire, uno potrebbe anche decidere, faccio un esempio, negli anni 80, anche qui Roberto si ricorderà, esisteva addirittura la disciplina per schede del territorio rurale, cioè si poteva con la vecchia 59 schedare tutti gli edifici del territorio rurale e dare una disciplina uguale a quella dei piani particolareggiati, che poi pochissimi comuni sono riusciti a farla appunto perché richiedeva uno sforzo di natura tecnica improbabile, no? Ma alcuni comuni ci hanno tentato, mi vengono a mente alcuni emblematici, Barga lo fece negli anni 80, no? Però è chiaro che lo devi fare edificio per edificio, perché se lo fai per tipi, cioè come dire, in via teorica, dopo all'atto pratico rischi di non coglierci, cioè di non trovare la soluzione giusta. E quindi per, come dire, accettare un principio teoricamente valido, cioè che in determinate condizioni alcuni interventi sono ammissibili, poi si rischia di fare poi quello che dicevo io, poi alla fine di alterare invece nei fatti, se in assenza di uno strumento di controllo diretto sul singolo edificio, il valore di quell'edificio. Ecco, questo capito, è il problema. Riccardo. Cioè, guardate l'edificio, la consistenza di questo edificio qui e ditemi se questo edificio qui ha bisogno di ampliamento. Cioè, io onestamente, cioè, io trovo giusto quello che ha detto Fabrizio, devo essere sincero. Questo edificio qui, cioè, farlo diventare due perché c'ha questo 2 metri accanto, è un edificio, sarà 200-300 metri, io non lo so quanto sarà. Cioè, se questo non lo facciamo rimanere storico, cioè, architetto, mi sembra, cioè, allora discutiamo tutto, sono d'accordo, però cambiamo criteri. Ecco perché dicevo questo. Identifichiamo dei criteri e portiamoli avanti, perché se ci si mette a contestare anche questo edificio che può diventare due o rudere come chiedevano, cioè, allora rivediamo i criteri, diamoci dei criteri diversi, va bene, Però perché se scusa, no. scusa Riccardo, io bisogna che una cosa la dica, perché credo, no, che almeno alcuni elementi oggettivi ci sono in questa discussione. Cioè, mentre ci sono dei casi in cui, va bene, poi voleva parlare Roberto Lucchesi, quindi gli lasciamo la parola, penso, no, Jacopo? Mentre ci sono dei casi in cui è fuori discussione che la trasformazione è incompatibile col valore, l'abbiamo il primo, l'abbiamo visto, no? Eravamo tutti d'accordo. Ci sono altri casi in cui, come diceva Fabrizio stesso, perché l'ha appena detto, la trasformazione può essere compatibile col valore. Allora, poi dopo il problema è quello che dice Fabrizio, cioè che strumenti ti dai per controllarla? Perché non ti puoi limitare alla petizione di principio, poi ti devi anche dare degli strumenti per controllarla, perché se no fai dei danni. Però volevo semplicemente, io guardate, non è che ho aperto questa discussione perché mi interessi o propenda per una classificazione 2,
Era solo, l'ho fatta questa discussione, perché questo è il primo caso in cui una discussione può essere fatta, perché onestamente io non me la sento di dire che è impossibile l'ampliamento a qualsiasi condizione, tant'è che Fabrizio ci ha detto il contrario, ci ha detto che probabilmente qui un ampliamento fatto in un certo modo è compatibile col valore. Allora io dico, se è così, poi dopo la discussione si sposta, cioè ce l'hai te gli strumenti per controllare la trasformazione, no? E questo è un altro paio di maniche. Lui dice, guardate, vi dico che questi strumenti non ce l'avete, perché dovreste fare un piano particolareggiato, ma insomma in una situazione così il piano particolareggiato non si fa, parliamoci chiaro, perché siamo a capezzano che piano particolareggiato facciamo, oppure li dovresti schedare uno a uno, che è una roba insomma che nessun comune fa, oppure dovresti avere delle regole nei regolamenti edilizio così ferree, così precise, che poi diano margine all'ufficio di governare processi di questo tipo. Quindi il problema è serio, però non è la stessa situazione del primo edificio. Questo io volevo soltanto evidenziare questo. Poi Riccardo, te fai un'altra considerazione ancora, permettimi, di carattere sociale, fra virgolette, lo dico in senso lato, cioè dici, ma questo qui è abbastanza grande, no, da sé, che vuol... È anche bello. Non è secondario il ragionamento di Riccardo, comunque. Però scusate, noi non possiamo valutare se ne hanno bisogno o no, perché io non so quante famiglie ci stanno lì, se è diviso in più famiglie. Ora scusate, questo francamente, se ci sta una famiglia di quattro persone, vabbè, prendiamo atto, ma se ci stanno tre famiglie, quattro famiglie, come si fa a valutare questo aspetto? Ora, francamente, vorrei sapere le proprie opinioni. Andiamo avanti, tanto con me non si viene, cioè io la mia opinione la porterò avanti. No, ma ci mancherebbe. Ho dito fin da ora. Scusate, ma c'è Alberto che vuole intervenire. Sì, prima c'era Roberto però che aveva chiesto di intervenire. Vai Roberto. Sì, due cose velocemente. Il vecchio RU era concepito diversamente. A parte la classificazione, quindi è chiaro che è una categoria che se n'è andata e va da una parte o dall'altra, però c'erano allegate anche tutto l'elenco dei fabbricati schedati. In quel caso lì, noi si tentò 20 anni fa per ogni fabbricato dare, ma non per tutti, per qualcuno particolare, che potrebbe essere anche questo caso qui, dei suggerimenti per l'ampliamento. Che o metterlo soggetto a un progetto convenzionato. Chiaramente questo ritornerebbe nella discussione che è avvenuta ora, nel senso, secondo come lo fai, eccetera. Però ora il PO è impostato diversamente e ha ragione il Cinquini, cioè se questo ammettiamo 20 metri quadri di ampliamento, cioè e diciamo è un R2, non si giustifica più, perché se no si tornerebbe, come ha accennato il Cinquini, a quel regolamento edilizio che il professor Di Cristina fece, che poi il Cardellini, preso dalla disperazione, lo tirò nel cestino, perché lui diceva, e qui avrebbe fatto l'ampliamento col disegnino, però al professionisti dopo gli andava bene quello, perché siccome c'è più unità mobiliare, siccome quella lì deve andare alla sua sorella, quell'altra va al suo fratello, e allora bisogna farla a un piano e mezzo e tutto quanto, e poi si prese e si tirò via. Quindi o si ritorna a un progetto, diciamo, puntuale, e allora forse ha ragione anche Simone, questo fabbricato qui, se lo lasci così, gli fai fare un ampliamento dalla parte che non si vede, o la lettura di quei 20 metri, 30 metri che gli danno, probabilmente lo potrà anche sopportare, ma così come è postato il PO, è difficilissimo con regolamento edilizio riuscire a dire che questo fabbricato, l'intervento che fa è quello. Perché poi c'è una serie di problemi quando presentano un progetto che sono insuperabili. E difatti tante superfetazioni che abbiamo visto prima sono nate dando gli ampliamenti di 20 metri quadri a fabbricati classificati 2. Perché poi da 20 sono arrivati a 30. Poi le superfetazioni e giustamente il metatino, se lo vogliamo chiamare così, sparisce e viene incorporato da un disegno che non è più leggibile, perché il fabbricato originario perde
all'interno di una ristrutturazione, anche se non demoliscono, perché poi demoliscono con pilastri, insomma fanno il diavolo a quattro. Quindi questa norma qui è diciamo, a questo livello di PO andrebbe ricambiata completamente l'impostazione, che non è assolutamente possibile. Poi il Cinquini è più bravo di me a questo livello di leggi regionali, però secondo me ora non è proprio più possibile, cioè o gli si dà il 2 e si fanno delle norme generali per gli ampliamenti, o altrimenti resta 1 come l'abbiamo classificato noi. Ecco. La discussione secondo me deve avvenire su quei binari lì. Posso? Alberto, vai. Fermo restando che la dimensione del fabbricato non deve essere assolutamente una discriminante del fatto se può ampliare o meno, perché dico non è una condizione, non lo deve essere mai, perché viene meno alla auspicata uguaglianza di tutti i trattamenti, no? Cosa ce ne frega a noi se il fabbricato è 300 metri quadri, se ha bisogno o no di 30 metri quadri? Noi mettiamo sulla tipologia del fabbricato, di ricade in uno o ricade in due, è tutta un'altra situazione. Secondo me ricade in due per tutta un'altra serie di analisi che possiamo fare. Io sono di Capezzano e conosco benissimo il fabbricato. Al di là del fatto che quell'ampliamento lì snatura, già di, perché se abbiamo guardato che dutevole incrollate costituiscono un rudere o non lo costituiscono, io dico che al di là della tettoina che diceva prima Fabrizio, quell'ampliamento lì è snatura naturale del fabbricato. I 30 metri quadri o i 20 che saranno potrebbero anche andare a completare quel vuoto pieno, che lì c'è la manina ora, quel vuoto pieno ricostituendo quell'originaria consistenza di casa colonica che ora sostanzialmente non ha più, no? Quindi dalla via Sanzanese, ricordiamoci che vedete le prime tre finestre e basta di questo fabbricato qua, perché davanti c'è una serie di complessi dove c'è la falegnameria, dove c'è tutta una serie di situazioni, quindi non è che lo vedi tutta, e secondo me fa tra virgolette più senso vedere quella puppola lì piuttosto che nella progettazione una omogeneizzazione con l'ampliamento, con ricostruendo le caratteristiche originali. Quindi io per me acconsento all'ipotesi del cambio 2 permettendo di riuniformare la sagoma del fabbricato. Beh, mi pare che di questo caso ci sarà da discuterne. Jacopo, avevo chiesto la parola anch'io. Non l'avevo visto, Michela, vai. Allora, penso, come ha detto Alberto, anch'io che le dimensioni del fabbricato non devono essere assolutamente menzionate, perché non contano assolutamente niente. Poi anch'io facevo la riflessione sul discorso che, se come si è detto prima, gli edifici di impianto storico, che comunque sia, hanno avuto una modificazione nel tempo, va bene, e quindi hanno avuto un ampliamento, si possono essere declassificati in due. Allora lì o non ci capisco più niente io, o si deve scendere a ragionamento su questa cosa, capito? Poi su questo edificio qui, effettivamente, come ha detto Alberto, un ampliamento potrebbe effettivamente colmare questo vuoto che c'è quassù, potrebbe essere anche azzeccato su questo tipo di edificio. Io la penso così anch'io. E poi te l'ho detto, diamoci effettivamente una linea, perché per quello che si è detto fino ad ora, se gli edifici 1, come si è detto, hanno avuto degli interventi nel tempo, hanno perso il valore storico, quindi possono benissimo essere passati in due. Io, se non mi sbaglio, se mi sbaglio e ho capito male, ditemelo. Mi pare chiaro che c'è da ridiscutere di questo. C'è qualcun altro che si deve fare la manola. Sì, volevo dire una cosa. Secondo me questa osservazione non è stata posta in modo molto chiaro, perché il richiedente chiede di declassificarlo da uno a rudere o in significativo stato di degrado o eventualmente due. Quindi è un'osservazione stranissima.
perché loro non vogliono l'ampliamento, loro chiedono, gli andrebbe bene anche il rudere. Ora chiaramente questo fabbricato non ha le caratteristiche di rudere. Ma questo cioè, l'ho detto subito appena ho visto le fotografie, come fate a chiedere il rudere? Cioè, e quindi è chiaro, dice, se non lo puoi classificare rudere, non so perché è stata fatta questa richiesta, no? Perché tra rudere e uno, cioè gli interventi edilizi sono in linea di massima i soliti, cioè il rudere può ricostruire la consistenza che ha, quello ha consistenza. Comunque in alternativa a lui andrebbe bene anche rudere, che non può essere ovviamente perché non ne presenta le caratteristiche, o eventualmente due. Cioè a me da come è posta l'osservazione non sembra che ci sia un'esigenza di ampliamento, anche perché come avete notato tutti, il fabbricato è molto grande, cioè voglio dire, non sembra un fabbricato che ha bisogno, forse probabilmente è per la potenzialità degli interventi, probabilmente poi rudere, demolisce, ricostruisce, con l'uno invece è legato alla ristrutturazione conservativa, no? I rudere, se si fa ricostruire, no, il rudere, ma dipende da com'è, Roberto. Sì, perché spesso. Ma se gli dici che è rudere, neanche a parlarne. Rudere è impossibile. Fatto vedere tutte le fotografie che il tetto è pericolante, non lo tira giù tutto con rudere. È per quello che ha chiesto rudere. Probabilmente, io non sono nella sua testa. Ma... Però scusate, posso provare a fare io un punto di sintesi, ma non per chiudere la discussione. Come dice il Presidente, ci si torna su questo, lo mettiamo, diciamo, fra quelli da rivedere. Però mi sembra che il punto sia chiaro, perché siamo tutti d'accordo su un punto. Tutti. A certe condizioni la trasformazione sarebbe possibile. Allora, la domanda è, abbiamo uno strumento per controllarla? Se la risposta è no... È chiaro che forse ha più ragione Fabrizio Cinquini, no? Cioè non abbiamo lo strumento e quindi no, quell'ampliamento che in teoria potrebbe essere compatibile col valore non è detto che lo sia. E quindi è un problema, no? Perché se poi quell'ampliamento lì me lo fai invece a pregiudizio, no, della parte dell'edificio che ha quel valore che ci veniva descritto, è un problema. Se invece c'è uno strumento di controllo della trasformazione, tale per cui quella trasformazione può avvenire addirittura magari migliorandola addirittura rispetto a quella superfetazione che c'è accanto, allora la cosa cambia. Quindi forse nel metterlo nella zona grigia, diciamo, c'è anche da ragionare di questo. E magari anch'io mi faccio carico di ragionarne, perché io su questo sono più ottimista di altri, nel senso, io non sono convinto che non esista il modo. Perché non esiste il modo? Roberto ha parlato di tentativi che sono naufragati, no? Perché a un certo punto la politica ha ritenuto di non portarli avanti per ragioni di dissenso. Ma se a un certo punto si decide che a certe condizioni la trasformazione è possibile, ma quelle condizioni devono essere determinate in modo chiaro, è una decisione politica che poi la politica può anche portare avanti, no? Si tratta di capire. Simone, scusa, però una precisazione, non fu abbandonata per motivi di dissenso, fu abbandonata perché era ingestibile da parte degli uffici. Non per un problema politico, perché gli uffici non erano in grado di saper gestire uno strumento così complicato. Scusa Fabrizio, io però ho un'opinione un po' diversa da te, nel senso che io sono dell'opinione di Fabrizio Barca, cioè bisogna anche, perché è così, bisogna anche che gli uffici, muniti delle regole che servono, perché senza regole chiaramente sono privi di strumenti, ma l'esercitino anche una discrezionalità. Cioè, se io all'ufficio gli do le regole attraverso le quali l'ufficio può dire guarda, questo ampliamento o lo fai così o non lo fai, no? E questo poi l'ufficio la applica la regola, E non è detto che debba essere un disegnino dettagliato, può anche essere un sistema di regole chiaro dentro il quale l'ufficio esercita la sua discrezionalità tecnica e lo fa, come dire, nell'assoluto o razio obiettivo che la norma gli impone. Cioè è del tutto evidente che in un edificio così a certe condizioni l'ampliamento si può fare, a certe condizioni no. E quindi se c'è una regola chiara che assegna questo compito all'ufficio,
Poi l'ufficio può anche avere la forza di portarla avanti. Qual è il problema? Che poi ci vuole una politica però che l'ufficio lo protegga. Perché se poi invece la politica va dall'ufficio e gli dice no, ma via, e no, allora no. È per quello che dico che, come dire, da questo punto di vista è anche un problema di scelta politica. Perché se a un certo punto, diciamo, in modo molto diffuso, no, si ritiene che certe regole vadano bene, e poi quelle regole si difendono, no? E si difendono anche quando l'ufficio le applica. Perché se no si rinuncia ad una parte del nostro lavoro. E io, permettetemi, forse perché ho i capelli meno bianchi, ma non è che in ragione della sfiducia verso le possibilità che le regole offrono si può rinunciare a svolgerla la funzione regolatoria. Ecco, cioè io su questo non sono d'accordo, perché invece è proprio lo spazio della politica quello di fissare le regole. Quindi io sono d'accordo che qui o c'è delle regole chiare oppure questo edificio qui la trasformazione non la può fare. Su questo è fuori discussione, perché lo dico ad Alberto, ma penso che sia d'accordo. Se non metti regole, puoi avere anche il professionista che viene e ti propone una roba che è incompatibile, no, col valore, e l'ufficio non ha strumenti per, come dire, per governare la cosa. Ma se invece il sistema di regole lo costruiamo, forse a certe condizioni, no, invece le cose si possono fare, si possono far bene. Ma ora non mi interessa l'edificio in sé, ci sta anche che, come dice Manola, chi ha fatto l'osservazione non gli interessa neanche l'ampliamento. L'ho preso come esempio io questo edificio, perché ce ne saranno altre situazioni così, magari un pochino meno delicate forse dal punto di vista della qualità, ma ce ne sono altre situazioni così, e sono queste le questioni che fanno discutere, no? Perché te ne rendi conto che a certe condizioni qui l'intervento di ampliamento potrebbe essere fatto, lo vedi, no? Lo vedo anch'io che sono un profano. È chiaro che il rischio è di non, che invece la trasformazione lo pregiudichi l'edificio, e allora bisogna ragionare di questo, se esiste un modo per offrire uno strumento di governo. No, te Fabrizio sei, diciamo, no, pessimista da questo punto di vista, hai anche più esperienza, no, di me o di altri, però ecco, io su questo vorrei mantenere aperto il cervello, ecco. Scusa Simone, però non è un problema solo di ampliamento. Perché l'ampliamento, se noi si riuscisse a trovare una forma in cui è chiaro che questo qui è uno e l'ampliamento è un altro oggetto, è chiaro che siamo tutti d'accordo. Il problema difficile è che se te lo metti due, oltre all'ampliamento che ti fa accanto, magari in sopraelevazione, non più leggibile, ti cambia le finestre, ristruttura anche quello che per noi è un uno, e ci siamo dati delle regole dove si interviene sull'uno. E sommato i due interventi diventa un problema. Ce la fa a trovare... Ragazzi, ma chi non parla spenga il telefono, perché non si capisce quello che dice Lucchesi. Che devo fare? Devo ripetere? No, te parla pure. No, Roberto ha detto, credo avessi finito, che attenzione a cambiare classificazione, non entra in gioco solo la questione dell'ampliamento, ma entra in gioco anche il tipo di intervento che si fa sulla parte dell'edificio di valore. Quindi lui dice occhio, perché non è soltanto il problema dell'ampliamento, che forse, se interpreto bene il suo pensiero, a certe condizioni è anche gestibile. Il problema è anche che cambiano anche le regole di intervento sull'edificio. Questo oggettivamente è un problema. Perché anche invece... perché questo irrudere per fare quel lavoro lì, perché lui vuole ristrutturare tutto quello che noi abbiamo detto uno, con le regole che non dell'uno. Questo è un problema. Manola ha fatto presente che dell'ampliamento non ha nemmeno citato. Questo è un problema oggettivamente, perché secondo me la parte, diciamo, non oggetto di quella superfetazione in ampliamento, quella secondo me ha un valore inequivocabile. Su questo è fuori discussione. Cioè... Alberto. Sì, io volevo, a beneficio di questa e delle future, no, perché sennò qui siamo tutti paladini della preservazione, paladini del mantenimento e di quant'altro. Io vorrei ricordare una cosa, che tutto quello che ci proponiamo di preservare l'ha fatto il tuo nonno Simone, l'ha fatto il papà di Graziano, il nonno di Jacopo, cioè non è venuto Dio a nubi a farlo, cioè l'ha fatto l'uomo quello che è lì, no? Quindi
o tutti prima erano Dante e erano Brunelleschi o erano architetti e oggi siamo tutti degli incompetenti e dei delinquenti privati? Cioè ci vuole anche un giusto buonsenso, no? Dico io sul criterio, no? Perché ripeto, quello che noi oggi vogliamo preservare è un contributo dato dalla mano dell'uomo, non sono venuti gli extraterrestri, no? Quindi se tanto mi dà tanto e i geni continuano, saremo anche peggiorati come qualità professionale e come qualità etica e morale della civiltà. Ma io credo che ci venga fatta una centrale nucleare anche laddove un progettista o un privato intenda valorizzare, ampliare, ristrutturare sull'edificio. Ripeto, quello che vogliamo preservare l'ha fatto l'uomo, non sono venuti i marziani a farlo. Però Alberto, giustamente te prima ci richiamavi tutti a usare i criteri, no? Quindi non possiamo non valutare che l'edificio, al di là di quella superfetazione, un valore ce l'ha, no? Ora, onestamente, questo va considerato. Lo mettiamo nella zona, diciamo, grigia, quantomeno rispetto al fatto che c'è quella superfetazione, perché mi pare che siamo tutti d'accordo invece sul fatto che l'edificio, al di là di quell'ampliamento recente, ha un valore che va preservato. Su questo mi pare siamo tutti d'accordo, no? Il tema è soltanto legato all'ampliamento e non al resto. È giusta la sintesi che faccio? Rispetto allo stato della discussione, dico. Sì, con la considerazione che fa Roberto, che è... Esatto. Centrale rispetto tiene conto dell'impianto del piano, cioè se ci si muove in uniformità rispetto a delle valori che con quel piano sono coordinati, poi bisogna stare attenti perché... no ma è chiaro quello che dice Roberto, se vi limitate a fare la classificazione 2 qui travolgete anche l'edificio che ha un valore. Perché... Appunto, quindi bisogna stare attenti perché nel caso c'è necessità di ulteriori correttivi. Esatto. Ma io infatti il mio intervento che ho fatto era quello, proprio perché per preservare le caratteristiche storiche, forse ho sbagliato a dire l'ampliamento, ma lo volevo dire nel senso che l'ampliamento ti portava a rifare tutto l'edificio. E quindi questo è oggettivamente, Fabrizio ti si sente, se puoi spegnere Fabrizio, il problema. Scusate. Questo è oggettivamente un problema. Cioè, quello che io volevo evidenziare. Ma infatti, se permette di distruggere un edificio del genere, allora si cambiano tutti. Ecco. Lo stato della discussione mi pare che sia questo. L'importante è avere dei criteri. Se si decidono che i criteri sono questi, va benissimo. Però, Riccardo... Questo è un criterio che va tenuto conto per tutti, perché anche quando ci saranno altri fabbricati, il problema è dell'esistente, quello che viene una volta cambiata la classifica, con le norme che abbiamo scritto e che abbiamo già visto, perché noi ora le norme le abbiamo date per scontate, però sulle norme c'è scritto quello che fa un fabbricato 1 e quello che fa un fabbricato 2. Al di là dell'ampliamento, ripeto, è che quello... C'è 3.000 modi per fare un ampliamento, si può fare moderno, si può fare di vetro, si deve vedere, quell'altro lo fa invece uguale di sassettini, cioè lì si va in un mondo che come diceva Iacomini, cioè i professionisti, è il suo campo. Però è quello che c'è, il problema secondo me è l'esistente. Infatti volevo dire quello. Mi pare che lo stato della discussione sia, tutti siamo d'accordo sul fatto che l'edificio di per sé, escluso quell'ampliamento, è da uno, no? L'ampliamento sarebbe sostenibile, naturalmente la classificazione 2 non implicherebbe soltanto quello, che andrebbe comunque fatto in un certo modo, ma implicherebbe anche un intervento sulla parte dell'edificio che consideriamo invece di, come dire, di un valore da preservare. Questo è lo stato della discussione. Va capito se rispetto a questo stato della discussione ci sono delle soluzioni o no, perché è chiaro che se non ci sono la classificazione è uno, no? Cioè se l'obiettivo è comunque preservarlo il valore, quindi se non c'è uno strumento per preservarlo diversamente, è chiaro che la classificazione, la mia opinione, resta quella che è. Facciamo un supplemento di riflessione per capire se ci sfugge qualcosa, no? Visto che c'è stata una discussione, va bene? Siamo d'accordo? Ok, ci si va via?
Tanto se mi fa un'altra, facciamone un'altra. No, dopo un quattro. Ah, dopo un quattro. Ah, no, vabbè, facciamo la quinta, se no il quattro da fare. Va bene. Sei giusto? 36? Sì, 36. Sembra facile questa. Facilissima questa qui, facilissima. Se, beati voi, io la voglio vedere a modo questa qui. Ma guardala Riccardo, ce l'hai sulle... Vieni, ma perché c'ha ragione Riccardo, c'è una parte anche normativa, ma ora a noi ci interessa la parte cartografica. Chiede, se capisco bene, che l'edificio che è schedato come di interesse ambientale venga corretto perché è un edificio recente, lo capita bene? Sì. Vediamo. Ah, vabbè. Era facile. Era visto? Facile. Questo è facile, visto? Questo direi che siamo tutti d'accordo. Sei d'accordo, Riccardo, che era facile? Sì, sono d'accordo. Questo, oltre che essere recente, è anche brutto. Così la considerazione. No, poi vi ricordo a tutti, ma non parlo del caso di specie, faccio un ragionamento generale. Che naturalmente poi l'aspetto edilizio è impregiudicato, nel senso che io non lo so, insomma, qui non so, insomma, è per dire solo che tutte le verifiche di natura edilizia prescindono dalla classificazione urbanistica, ok? Ogni volta che questo viene classificato ambientale, la Marzon muore. Va bene, ascoltate, io ho un problema per lunedì. Perché mi è subentrata la riunione del Consorzio Ambiente Versilia, alla quale devo andare in rappresentanza del Comune come assessore alle partecipate. Siccome si tratta di una riunione importante e hanno messo insieme un sacco di comuni, non riesco insomma a farla spostare. Decidete voi come volete procedere, cioè se ritenete che la mia presenza sia, diciamo, indispensabile, essenziale, insomma, no, se volete che ci sia... Sarebbe opportuno che tu ci fossi, sì. Ci e devi allora, essere. E allora bisognerebbe accontentarsi del mercoledì e del venerdì, la prossima settimana, direi. Va bene. Ok, allora lunedì, il 19 non si fa, ok? Sì. Va bene. Va bene. Ok, grazie a allora tutti. Ci si vede il 21 alle 15. Sì. 21, mercoledì sì. 21 alle 3. Ok. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.